Buonasera telespettatori della 7, tra poco Linea Gialla, ci occuperemo ancora una volta della scomparsa di Roberta Ragusa, ci sono molte novità dell'ultima ora, vi faremo sentire tra l'altro le testimonianze esclusive dei parenti di Antonio Logli, ci occuperemo di figli che uccidono i genitori, di genitori che uccidono i figli, vi faremo sentire la testimonianza di una ragazza che ha ucciso la madre e poi racconteremo la storia della madre assassina per antonomasia, Anna Maria Franzoni, da poco tornata in libertà. Tutto questo e molto altro a Linea Gialla in onda tra poco. Vi aspettiamo. Bentornati a Linea Gialla, amici telespettatori. Ancora una volta apriamo con la scomparsa di Roberta Ragusa, che è un vero e proprio giallo. Se n'è andata volontariamente, è stata rapita, oppure si tratta di un omicidio. Anche questa settimana sono proseguite le ricerche di Roberta e l'hanno cercata ancora una volta vicino casa sua. È così, Lucilla Masucci? Esatto, di nuovo in via di Campolungo ed anche in casa di Antonio Logli, nei pozzi, nelle cisterne. Erano luoghi che erano già stati, in cui le ricerche avevano già avuto luogo poche settimane prima, la settimana scorsa, mercoledì e venerdì, ancora lì, perché la chiave di volta, salvo per la procura, è sempre il ritrovamento del corpo di Roberta. E quindi non molleranno con le ricerche, tanto da, è proprio di questi giorni, la richiesta da parte degli inquirenti di una proroga di 6 mesi. Per le indagini. Al termine di questi 6 mesi, se non ci saranno sufficienti prove, l'indagato numero uno, che è il marito di Roberta, sarà prosciolto. Quindi comunque i magistrati continueranno a indagare gli inquirenti per altri 6 mesi. Le persone che dicono di aver visto Roberta sono poche e si contraddicono tra loro, ne parleremo tra poco, ma intanto cerchiamo di fare ordine e di capire cosa hanno detto ai magistrati. Con Vito Francesco Paglia, sentiamo. Il buio e poche scene viste di sfuggita. Questi gli elementi che accomunano tutte le testimonianze emerse dopo la scomparsa di Roberta Ragusa. La notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, mentre all'isola del Giglio si svolgeva il disastro della Costa Concordia, in provincia di Pisa, a Gello di San Giuliano Terme, c'è chi ha assistito a episodi poi riportati a scoppio ritardato agli inquirenti. A rendere ancora più complicata l'individuazione di testimoni è stato l'orario in cui Roberta è scomparsa. Dopo le 23 è difficile incontrare i passanti, soprattutto nelle viuzze di Gello. Ma a pochi giorni dalla scomparsa di Roberta arriva una segnalazione. Mi è sembrato di vedere una macchina che si fermava e subito dopo è entrata una ragazza che somigliava moltissimo a Roberta. È entrata e mi ha chiesto prima di tutto i servizi. Ha preso la bottiglia d'acqua del frigo e ha appoggiato 1 euro sulla cassa e non è il tempo di strappare lo scontrino che già era andata via verso la direzione, verso il benzinaio. Questa ragazza, che ripeto, non sono sicura che sia Roberta, ma aveva delle similitudini molto forti, aveva i capelli tirati su. I capelli erano sullo scuro, ma in particolare aveva una ciocca rossa, che mi ricordo benissimo questa cosa. Rossa, non rosa, era una ciocca rossa che spiccava. E i suoi occhi chiari, bellissimi. Gli inquirenti però hanno ritenuto poco attendibile questa segnalazione. Ma c'è anche chi ha visto 2 uomini aggirarsi con fare losco nella pineta di Torre del Lago. Ma anche questa pista è stata vagliata dagli inquirenti e poi scartata. Tra i testimoni più accreditati dalla procura di Pisa c'è Loris Gozzi, che nel marzo del 2013, a più di un anno dalla scomparsa di Roberta Ragusa, dichiarò di aver visto qualcosa. Ma cosa vide Gozzi? Io ero a casa mia, mezzanotte 20 mi chiama mia moglie per andare a prendere il lavoro. Io sono partito da casa, 5 minuti a andare, 5 minuti a tornare, erano mezzanotte e mezzo. Ho attraversato le sbarre, via Gigli, gli occhi mi sono andati su una macchina, su una station wagon, una escort, verde, era il signor Antonio.
era lui, non ce n'erano altri, è lui, l'ho visto. Ho visto in faccia, poi lui si è messo un po' la mano in faccia perché l'ho abbagliato, no? Però l'ho riconosciuto subito. Gli ho detto a mia moglie, guarda, il signore della scuola guida, che ci fa qua? Erano verso l'una. Il cane voleva andare fuori, sentivo un uomo e una donna che discutevano. E mi avvicinavo sempre di più. Il signore la voleva caricare in macchina, la signora per forza, e la signora non voleva salire. Non ho capito cosa urlava la signora. Però lui non ha detto parola. L'ha caricata in macchina, poi chiudendo lo sportello ho sentito una botta forte. A distanza di quasi 2 anni da quella notte, un altro testimone ha deciso di raccontare quello che ha visto. Una sera, tornando a casa, intorno a 12:30, passando davanti alla casa dei Logli, ho visto uscire dal cancellino una donna in vestaglia. Questa ha catturato la mia attenzione, perché se fosse stata una donna vestita normale non ci avrei fatto caso, ma uscendo in vestaglia sono rimasto. Accanto al muro di cinta c'era una macchina fuoristrada spartano, tenuto un po' male, sul chiaro direi, su un crema così, tipo una Jeep. L'auto era già in moto. Questa signora è entrata dentro in questa macchina, frettolosamente, di corsa, come per farsi vedere. La sensazione mia è stata questa, capito? Ho visto una figura, diciamo, maschile, però non so chi fosse. Possibile che sia Gozzi che Campisi abbiano entrambi raccontato un'immagine realmente vista? Andiamo in ordine cronologico. A 12:30 circa, Gozzi vede Logli in auto in via Gigli. A 12:30 circa, Campisi vede uscire una donna in vestaglia da notte da via Dini prima di salire a bordo di un SUV color crema. All'una circa, Gozzi vede un uomo e una donna litigare vicino l'auto di Logli. La distanza tra via Gigli e la casa di Logli in via Dini è circa 600 metri. Meno di un minuto in auto, e questo renderebbe le due testimonianze compatibili. Quello che non quadra è la differenza tra l'auto vista da Gozzi e quella vista da Campisi. Ma c'è qualcun altro che può aver visto qualcosa? Qualcuno è venuto fuori. Io penso che ce ne sono ancora, però se non vengono fuori vuol dire che, non lo so, le persone non hanno coscienza. Non hanno coscienza, dice Loris Gozzi. Collegato con noi da Roma c'è l'avvocato Gallinaro, legale di alcuni dei familiari di Roberta Ragusa. Buonasera, avvocato. Questa ultima deposizione di Campisi, del vigile del fuoco, che abbiamo sentito nell'intervista esclusiva realizzata dalla nostra Lucilla Masucci, alleggerisce, secondo lei, la posizione di Logli, del marito di Roberta? Vede, alleggerire una posizione vuol dire comunque che ci sia qualcosa di importante che possa modificare quella che è la linea che stanno seguendo gli inquirenti. Ora, io non conosco tutte le attività di indagine, bisognerebbe comprendere bene cosa realmente è stato detto da questo testimone, ed inoltre bisognerebbe sapere se questa persona che questo testimone dice di aver visto si dà per scontato che debba essere necessariamente la signora Roberta Ragusa. Perché non dimentichiamo che noi quello che realmente è successo non lo sappiamo, e non sappiamo neanche se un eventuale delitto debba essere eventualmente addebitato ad una, due, a tre persone, o se un eventuale delitto, certo, non vi è stato. Quindi bisogna stare attenti. Lei dice che le responsabilità potrebbero essere tante, però se quella donna vista da Campisi, avvocato Gallinaro, era davvero Roberta Ragusa, magari era con un altro uomo che non era Antonio Logli. Questo per via ipotetica, ovviamente. Ma questo, ammesso che fosse quello che ora lei ha appena detto, non vuol dire che non vi possa essere stata comunque una condotta da parte di qualcuno, certo, sicuramente molto grave, magari più di una persona. Magari un complice, fa intendere l'avvocato Gallinaro. Guardi, sì, chiedo scusa, prego. Per sgomberare proprio, sì, il campo da mille dubbi, io le esprimo in due parole quella che è una mia convinzione. Sì, dica pure. Nell'assurdo, io ritengo, perché mi piace essere chiaro e lei lo sa, io ritengo che nell'assurdo sì, sarebbe, secondo me, più plausibile che la signora Roberta Ragusa, quella notte, non si sa per quale motivo, è uscita di casa ed è passato, in ipotesi, un maniaco, l'ha presa e l'ha portata via,
maniaco inteso come persona che non è il signor Logli, certo, piuttosto che ipotizzare che la signora Roberta Ragusa se ne sia andata volontariamente. Ecco, chiarissimo. Non so, spero di essermi spiegato. È stato come sempre chiarissimo, avvocato Gallinaro. L'avvocato Simone Colla è il legale, questa volta ho detto bene, del super testimone del signor Campisi. Secondo lei le testimonianze che abbiamo sentito, quella di Loris Gozzi e di Campisi, vanno d'accordo oppure sono in contraddizione tra loro? Beh, difficile rispondere, nel senso che potrebbero anche essere messe tra di loro in disaccordo, potrebbero sembrare disallineate. Io credo che comunque sia se ne possa fare anche una lettura parallela, vale a dire è ben possibile che il Campisi abbia assistito a una parte della scena e che Gozzi abbia assistito a un'altra parte della scena che purtroppo non sappiamo come comporre. Non per questo sono scenari che non possono avere una loro lettura uniforme, difficile da dare ovviamente. Il dottor Filippo Nini, un ex dirigente della Polizia di Stato. Buonasera, dottore. Buonasera. La chiamo in causa per questo. Quando ci sono testimonianze diverse, in questo caso gli inquirenti come si comportano? Due testimonianze divergenti. La testimonianza è la prova principe durante il procedimento. Due testimonianze che sono divergenti tra di loro non sono più una prova. Per cui bisogna continuare a investigare su quelle due testimonianze e vedere se intanto uno dei due mente o se uno dei due ha dei ricordi sbagliati o se, come ha detto prima l'avvocato, potrebbero essere due racconti diversi. Uno ha visto una cosa, uno ne ha visto un'altra. Non necessariamente sono divergenti tra di loro. Questo è un caso in cui le indagini sono ancora in itinere. Sono in itinere, nel senso che stanno continuando. Roberta Ragusa, l'avete sentito, l'hanno continuata a cercare. Eppure molti sono convinti che a ucciderla sia stato il marito, Antonio Logli. Noi di Linea Gialla abbiamo parlato, abbiamo incontrato alcuni parenti di Antonio Logli, che per la prima volta si sono mostrati davanti alle telecamere e hanno parlato con la nostra Lucilla Masucci. Ascoltiamoli. Ancora in via di Campolungo, ancora a pochi metri da casa di suo marito e dei suoi figli, ancora a cercare il corpo di Roberta, ancora un buco nell'acqua. La scorsa settimana gli inquirenti tornano nello stesso terreno in cui erano già stati. È un terreno di proprietà di Antonio Logli, il marito di Roberta, indagato per il suo omicidio. Sei ore, restano lì sei ore. Poi la cercano nei pozzi, nelle cisterne, nel giardino di casa Logli e paradossalmente il fatto di non trovarla sembra avvalorare l'ipotesi investigativa della procura. Potrebbe essere un omicidio premeditato perché è un anno e nove mesi e non riusciamo a trovare il cadavere della donna, il che mi fa pensare che il marito avesse già accarezzato l'idea di uccidere la moglie e di far scomparire il cadavere. 12 sopralluoghi nei suoi terreni, 5 in casa sua, e tutte le volte Antonio Logli non batte ciglio. Ce lo raccontano calmo, distaccato, sereno. Tutte le volte il suo comportamento resta sospeso tra quello di un uomo innocente e quello di un lucido assassino. Lo abbiamo incontrato più volte. Ci aveva raccontato delle sue preoccupazioni per i figli, dei suoi dubbi sui testimoni, della sfiducia nei mass media. È sempre fermo, garbato, ma non c'è verso di farlo parlare dei particolari sulla scomparsa di sua moglie. Ad oggi Antonio Logli non è mai stato sentito dalla procura. La sua unica versione ufficiale resta quella della denuncia della scomparsa di Roberta. Sono sposato da circa 20 anni con Ragusa Roberta e non ci sono stati problemi di incomprensione di una certa rilevanza. E questa mattina si è verificato un fatto inusuale e precisamente alle ore 6:45 mi sono accorto che mia moglie non era con me a letto. La porta d'ingresso non era più chiusa a chiave come era stata lasciata la sera prima ed inoltre mia moglie si sarà allontanata in pigiama, forse di colore rosa, in quanto i vestiti del giorno prima erano sulla poltrona di camera. Anche le chiavi, il cellulare, la sua autovettura e tutti i suoi effetti personali erano stati lasciati in casa. Il motivo di tale gesto non riesco a spiegarmelo. È credibile che non se ne sia accorto. Roberta ha sempre detto che Antonio ha un sonno pesantissimo e Antonio dormiva e Roberta no. Di nuovo, l'identità di Logli resta a metà tra quella del marito di una donna scomparsa e quella del suo assassino. I giornalisti raccontano cose che non sono vere. C'è una verità. E basta. Lei la conosce? Senta,
Trovi mia moglie, poi parlo con lei. Trovi mia moglie, lo dice come fosse sicuro che Roberta sia viva. Eppure, l'unica testimonianza che si apre a questa ipotesi è quella di Filippo Campisi, il nuovo testimone. Ho visto questa donna in vestaglia, lunga, sul chiaro, ecco, era una vestaglia sul chiaro. Proviamo a chiedere di questo dettaglio al marito di Roberta. Signor Antonio, lei mi aveva chiesto di cercare sua moglie, io sto provando a farlo. Volevo sapere se Roberta possiede una vestaglia lunga, chiara. Le lascio un messaggio sotto la porta. Ho solo bisogno di questa informazione. È un'informazione semplice, di quelle che il marito di una donna scomparsa potrebbe rilasciare, e invece niente, nessuna risposta. Di nuovo, il comportamento di quest'uomo resta sospeso tra una comprensibile chiusura verso i media e la reticenza di un freddo calcolatore. Chi è Antonio Logli? Proviamo a cercare qualcuno dei suoi familiari in un paesino vicino Gello. Li troviamo. Lei è Lisa, la moglie di un cugino di Antonio. Preferirebbe non parlare. Poi lentamente ci accompagna da suo marito e qualcosa vuole dirla. Antonio è una persona molto tranquilla. Sicuramente le accuse che gli vengono rivolte non sono fondate. Il cugino di Antonio non ne vuole sapere di parlare con noi. La sua famiglia è stata devastata dalla pressione mediatica. Ci chiede di allontanare il microfono. Ci spiega le sue ragioni e noi le nostre. Rinaldo Logli, lei è un cugino di Antonio. Che cosa sa di suo cugino? È una persona molto provata da tutta la situazione che c'è. Nessuno nella famiglia Logli sembra essersi accorto delle smagliature nel rapporto tra Roberta e Antonio. Famiglia tutta unita, bimbi, lui, lei, nessun problema. Era innamorata di Antonio, secondo te? Sì. E Antonio di lei? Sì. E non ho mai visto uno screzio, niente, anzi. Come te la sei spiegata la presenza di Sara, amante da 7 anni? Beh, un diversivo. Per me Sara è un diversivo. Antonio, che cosa pensa della scomparsa di Roberta? Non lo so, guardi, se ha fatto ipotesi, questo non lo so. Ti pare che sparisce la moglie e lui non dice secondo lui cosa è successo al suo cugino e ai suoi familiari? L'abbiamo visto più volte, ma di questo non abbiamo mai parlato. Niente. Antonio Logli non parla di quello che è accaduto, nemmeno con i suoi familiari. Le indagini hanno preso a fare delle ipotesi di omicidio, sia per Valdemaro, tuo zio, che per lui. Come avete reagito in famiglia? Come l'hai vissuta? Come l'ho vissuta? L'ho vissuta con i problemi che ci sono. Tutto l'assalto mediatico, e l'hanno già condannati ancora prima delle indagini che abbiamo chiuso. Noi della famiglia speriamo che sia viva. Di tutto cuore. Roberta, se ci senti, torna perché manchi veramente a tutti. I bimbi sentono la tua mancanza, torna a casa. È possibile che lei si sia allontanata volontariamente? E tutto è probabile. Può essere che lei si sia allontanata volontariamente, perché essendo una persona riservata, per quello che la posso conoscere io, chiusa, magari dentro di sé, non so, si è fatto un mondo, un qualcosa di suo per allontanarsi dalla routine che magari non gli andava più, gli andava stretta. Ci sta che in questo momento non c'è, non si sa dov'è. A discapito anche dei figli. Con questo non voglio dire che Roberta sia cattiva, però una pausa magari. Una pausa lunga 2 anni? Può darsi. Questo dicono i parenti di Antonio Logli. Professor Mastronardi, ci dica una cosa che è stata trascurata secondo lei in questa storia. Sicuramente il PC. Il PC è stato controllato, sì, i RIS mi risulta che l'abbiano controllato, però non sappiamo i risultati. Sappiamo solo che lei sul PC, col PC, curiosava sulle metodiche, sulle modalità per ottenere un divorzio. Questo è quello che sappiamo. Ma chi ha contattato? Vuoi vedere che ha contattato qualcuno con cui si è incontrato? È legittimo, è lecito ed è peraltro consigliabile visionare queste soluzioni alternative che ci potrebbero... Grazie, professore. Avvocato Gallinaro, cosa c'è dietro la scomparsa di Roberta Ragusa? Si è anche parlato di un movente economico, è possibile? Ma, guardi, per quanto mi è dato sapere, sicuramente vi è un discorso economico che è anche al vaglio della procura, e mi riferisco comunque al patrimonio che direttamente o indirettamente comunque faceva capo alla signora Roberta Ragusa, e quindi questo sicuramente può essere un elemento da valutare,
Ma io vorrei appena due secondi ritornare su quanto appena detto dal professor Mastronardi. Ci tengo a precisare che mi è dato sapere, e diciamo lo affermo perché ne sono realmente a conoscenza, che il passato della signora Roberta Ragusa sia stato veramente analizzato, ma questo nell'interesse veramente di tutti. Cioè, nessuno ha interesse a nascondere un'eventuale ombra della signora Roberta Ragusa. Ha fatto bene a ricordarlo, grazie avvocato Gallinaro. Sulas, il movente economico di cui parlava l'avvocato Gallinaro è anche una pista. Certamente, ha ragione l'avvocato Gallinaro, il quale però sa, da buon avvocato, pesare ottimamente le parole. Può essere una pista da scandagliare, anzi deve essere una pista da scandagliare, come tante altre. Per esempio, secondo me, è inutile cercare Roberta Ragusa sepolta in un campo, magari di proprietà dei Logli, davanti a casa. Perché se ha organizzato, come dice il procuratore, l'omicidio, non può essersi messo quella notte lì a scavare una buca per seppellire. La terra rimossa la si trova subito. Due posti soli dove cercare. Se è veramente successo quello che immaginate, due posti soli per cercare Roberta Ragusa. Il lago di Massaciuccoli o le pinete attorno a quella zona lì. Vi abbiamo mostrato la prima denuncia di Antonio Logli, quella fatta ai carabinieri poche ore dopo la scomparsa di Roberta Ragusa, chiedo scusa. Ecco, anche in quella stessa denuncia, secondo gli inquirenti, ci potrebbe essere nascosto qualcosa di importante, un depistaggio da parte del marito di Roberta. Guardiamo. ...14 gennaio 2012, ore 13:32, caserma dei carabinieri di San Giuliano Terme. Antonio Logli formalizza la denuncia di scomparsa di Roberta Ragusa, sua moglie. Non vengono riportati episodi rilevanti. Il motivo di tale gesto non riesco a spiegarmelo. Nessuno, tranne uno. Posso solo dire che nei giorni precedenti, e precisamente il martedì 10 gennaio, mentre io e lei eravamo intenti a sistemare dei cartoni in soffitta, io, nel perdere l'equilibrio, sono caduto addosso a mia moglie, facendole battere la testa nella zona parieto occipitale lato destro. Roberta racconta alle sue amiche un'altra storia. Mi disse che aveva avuto proprio la sensazione che lui gli fosse cascato addosso di proposito. Caduta sembra che ci sia stata veramente, poi se è stata volontaria, involontaria, nessuno lo sa veramente. E mi raccontò che nel tornare a casa trovò il marito sulle scale che portava su questo pacco di addobbi natalizi e che la chiamò subito per aiutarlo. All'inizio le disse pure: vieni giù che lo portiamo poi su come si fa al solito con una carrucola. E invece pare che lui abbia insistito che lo doveva portare subito. Lei è salita e poi lì sono caduti tutti e due e lui gli è cascato addosso. Mi ha detto proprio testuali parole: mio marito ha cercato di ammazzarmi, potevo essere morta, però me l'ha detto con un tono incredulo, ecco, come se non ci volesse credere. Cerchiamo tracce di quella caduta nella memoria di quelli che hanno incontrato Roberta nei giorni successivi. Nessuno in palestra ha notato un'eventuale conseguenza forte di questa caduta. Io l'ho vista la sera prima. La sera della scomparsa? Sì. Che cosa si ricorda? Che era dentro lì, dentro l'autoscuola, con tanta altra gente. E come stava? Stava bene, normale. Quando ha visto l'ultima volta Roberta? La sera della scomparsa. In quel momento non sapevo nulla di quella caduta e mi è sembrata normale, come sempre. Eppure, proprio Antonio Logli aveva sottolineato un episodio insolito. Un'altra vicenda che ricordo è stata quando mia moglie mi riferiva di aver perso i soldi che poco prima aveva ritirato in banca, per poi riferirmi di averli ritrovati in casa, in cucina. Tale vicenda, sino ad ora, non si era mai verificata e deduco che il suo allontanamento sia dipeso probabilmente da una perdita di memoria. Roberta è scomparsa da poche ore.
L'ipotesi di suo marito spingerà le prime ricerche nella direzione sbagliata. Allora, Sara Viola, Antonio Logli dice che Roberta potrebbe aver perso la memoria e quindi se ne può essere andata. È verosimile? Assolutamente no. Buonasera a tutti, buonasera Salvo. No, non è verosimile. Una perdita di memoria, se è puntiforme, cioè c'è solo quel sintomo, dopo un po' di tempo regredisce, la memoria torna, Roberta sarebbe tornata a casa o avrebbe telefonato. Se invece la malattia peggiora, la perdita di memoria non è l'unico sintomo, c'è un'emorragia in atto e allora Roberta muore, ma non va a morire di nascosto. Dottor Ninni, lei che un po' di esperienza ce l'ha sulle denunce, potrebbe essere un depistaggio quello di Antonio Logli? Per quanto mi riguarda, no, anzi al contrario, cioè fare un'affermazione del genere davanti alla polizia giudiziaria significa allarmarla. Uno che va a dichiarare la denuncia di scomparsa di una persona, la prima cosa che uno pensa è un allontanamento volontario. Se il denunciante dice invece che guardi che potrebbe essere qualcosa di più grave, cioè quel fatto potrebbe averle fatte perdere la memoria, questo crea un certo allarme nelle forze dell'ordine, per cui le investigazioni a quel punto aumentano, non diminuiscono. Sentiamo anche Biavardi, buonasera. Biavardi. Buonasera a tutti, io mi permetto di non concordare, sembra proprio che Logli voglia mettere avanti le mani due volte, la prima volta dicendo ha battuto la testa e quindi c'è qualche problema, la seconda volta io perdo continuamente il portafoglio e i soldi in casa, non ci vedo proprio nessuna attinenza con un comportamento strano. Quindi io assolutamente non sono d'accordo. Cioè una persona che va a denunciare la scomparsa della moglie, cioè non dice siccome le sono caduto addosso forse ha perso la memoria, o hai cognizione del fatto che, oppure a me non verrebbe mai in mente. Questo a mio avviso, anzi è un aggravante, cioè è come se si volesse cominciare a dire però forse potrebbe essersene andata volontariamente in seguito alla perdita della memoria. Avvocato Colla, lei pensa che la famiglia Logli stia facendo quadrato su Antonio contro Roberta Ragusa? Beh, difficile dirlo, chiaramente posso dirlo soltanto a titolo personale, posso esprimere soltanto una mia opinione. Direi forse è anche il caso di fare una precisazione. Quando anche la famiglia facesse quadrato, è comunque sia un loro diritto, un legittimo diritto quello anche di difendersi, anche chiudendosi nel silenzio. E da questo punto di vista non ci vedo assolutamente nulla di strano, comunque sia una persona sottoposta a indagini ha il diritto di scegliere come difendersi anche chiudendosi nel silenzio ed è del tutto legittimo e anche piuttosto comprensibile che la famiglia voglia fare altrettanto. Avvocato Gallinaro, l'ultima parola a lei. Ma io ritengo che ognuno è libero già di esprimere ciò che vuole, soprattutto se riveste la qualità di indagato o è familiare di indagato, però serve un equilibrio che deve caratterizzare gli interventi di tutti, soprattutto degli addetti ai lavori, come sono io, ma anche di altre persone. Non si può dire, perché secondo me è veramente offensivo, salvo evidenti elementi, che una signora come la signora Roberta Ragusa se ne sia andata volontariamente. Veramente mi sembra qualcosa di inverosimile e impossibile. Ha fatto bene a dirlo. Grazie, avvocato Gallinaro. Vi ricordo, amici telespettatori, che è aperto ed è collegato il centralino di Linea Gialla. Se avete testimonianze, segnalazioni da farci recapitare, potete chiamare lo 0287317 oppure scrivere a lineagialla@la7.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Continueremo naturalmente a seguire il giallo di Roberta e tra poco parleremo di femminicidi e di genitori assassini con una storia incredibile, una storia di un uomo, pensate, tornato dalla Germania per uccidere la moglie e una delle sue figlie che l'avevano denunciato per stalking. Tutto questo tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. Lui non ha ucciso l'assassino di suo padre, figurati se fa una cosa del genere. Però dentro di me sapevo che lo faceva. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Guardate questo numero, 119, sono le donne uccise dall'inizio dell'anno. È un numero che sta aumentando giorno dopo giorno. Questa settimana un altro atroce delitto. Pensate, un uomo è tornato dalla Germania
per uccidere la moglie e la figlia che l'avevano denunciato per stalking e abusi sessuali. È successo a Pescina, vicino all'Aquila. Il nostro inviato Roberta Re, sentiamo. Mercoledì 16 ottobre, sera, nel parcheggio del supermercato Todis di Pescina, in provincia dell'Aquila, una cassiera sente il grido di due donne che chiedono aiuto. Subito dopo, cinque colpi di pistola, poi il silenzio. Due di quei proiettili colpiscono Senada Selmanai. Lei cade, si rialza e cerca di scappare. Ma un altro colpo, quello fatale, la raggiunge alla testa. Un proiettile toglie la vita anche a Fatime, sua madre. A sparare è stato Veli Selmanai, detto Willy, un bracciante agricolo tornato dalla Germania con un unico scopo: uccidere sua figlia e sua moglie. Un duplice femminicidio, una famiglia distrutta. Mamma è stata sempre forte, pure Senada. Tutti siamo stati forti, però non è bastato, quello è il problema. Fatime era arrivata in Italia con suo marito e i suoi figli dal Kosovo. Aveva lavorato duramente per far andare i sei figli a scuola. Era lei che mi dava sempre la forza, vedeva la positività in ognuno. Mia sorella era una grande lavoratrice, tutte e due, vabbè, erano 24 ore al giorno, se dovevano lavorare, lavoravano. Pensavano solo a lavorare, infatti lì non le ha riconosciuto nessuno, perché stavano sempre a lavoro e a casa, a lavoro e a casa. Posso fare il posto di Fatima e quello là di Senada. Senada aveva 21 anni, era una ragazza solare. Lavorava con la madre alla Coldor, un'azienda di lavaggio di ortaggi. Tutti i giorni, solo per poter aiutare i suoi fratellini. Avrebbe dovuto sposarsi il mese prossimo. Addirittura io non sapevo i nomi quando ho preso la notizia. Non l'ho presa subito, l'ho presa verso le 9:15. E mi hanno detto: hanno ammazzato due albanesi, mamma e figlia. Io mi sono piegata in due. Ho detto: sono loro. E erano loro. Subito dopo l'omicidio, Willy è andato al bar Venere di Pescina. Un bar che frequentava da anni perché aveva vissuto con la famiglia al primo piano dello stesso stabile. Si è seduto tranquillamente al bancone e ha ordinato da bere. Ancora sono sconvolto io, guarda, lo dico veramente. Sconvolto perché ero qua, è stato proprio limpido. Cioè, ancora non sapevo niente nessuno, eh. Ero 8:15, non riesci, non ero qua. Ho messo la sambuca, una ricarica, 10 euro. Poi un'altra sambuca. Mi sono messo per la macchina e è rimasto qua fuori. Aspettare che lo piano forse, non so. Pochi giorni prima, Willy aveva raccontato di essere tornato in paese perché all'estero non aveva trovato lavoro, ma non era così. Credevamo che finita lì, perché comunque il padre se n'è andato, stava in Germania da un anno, praticamente pensavamo che la cosa è finita lì. Perché l'uomo ha deciso di uccidere due donne della sua famiglia? Cosa lo ha spinto a premeditare il duplice omicidio? La sua confessione in carcere. Dovevo salvare il mio onore. Lui lavorava alle serre, per cui poi lui veniva, chiacchierava. Addirittura io i primi anni pensavo che era la famiglia del Mulino Bianco, perché li incontravo sempre insieme. Cioè loro praticamente andavano a fare la spesa insieme, li incontravo ai supermercati, quindi io avevo un'immagine di questa famiglia, di una famiglia perfetta. Nel 2011 era stata proprio Senada a spingere le altre due sorelle a denunciare il padre per anni di violenze sessuali subite. E sua madre ha trovato la forza di allontanarlo e chiedere la separazione. Il PM aveva chiesto l'arresto, ma il GIP aveva deciso per l'allontanamento. Il 28 novembre sarebbe dovuta iniziare la prima udienza del processo. Queste bambine hanno subito violenze da quando avevano, parlo di bambini, quando avevano 7-8 anni. Per questo individuo le figlie erano degli oggetti che doveva utilizzare come meglio credeva, per i suoi scopi e per i suoi istinti. E l'ha dimostrato in modo chiaro, perché dopo questi fatti e dopo il fatto che non fu arrestato, mi hanno raccontato i ragazzi che ha continuato a seguirli, a minacciarli. E un ragazzo mi ha detto che aveva detto che li doveva uccidere tutti. Io me lo aspettavo, cercavo quando diceva mia madre, mia sorella, magari fa qualcosa del genere.
cercavo di rendermi più forte, ci dicevo no, non è in grado di farlo, lui non ha ucciso l'assassino di suo padre, figurati se fa una cosa del genere, però dentro di me sapevo che lo faceva. Un duplice femminicidio, a soli 5 giorni dopo l'entrata in vigore della legge contro questo reato, compiuto per colpire le due donne, i due pilastri della famiglia che avevano deciso di dire basta alle violenze e avevano trovato la forza per andare avanti. Mi ha sorpreso il fatto che non avessimo noi contezza con i servizi sociali comunali di questa situazione, nel senso che probabilmente loro non avevano un problema di disagio economico, che insomma possa esserne sembrato, e non avendo un problema di disagio economico non sono entrati nelle maglie dei servizi sociali comunali. Come ha fatto questa famiglia a essere così uniti, così bravi, così la mamma, così... cioè in sta parole, non lo so, a tenere questa famiglia unita, educati, bravi. Veramente, cioè lavora lei e questa bella figlia per tenere la famiglia. Una tragedia preannunciata che neanche le denunce sono riuscite ad evitare. Ho rabbia perché quando ho sentito, non avevamo ancora staccato di lavorare, che io già sapevo che era stato lui, che erano morte, pure se non le avevo ancora viste. Già sapevo che lui l'avrebbe fatto. Ricordo mio di loro è questo, io li sento ridere ancora, li sento scherzare, cioè erano molto contente, allegre, addirittura io ho chiesto come mai tutta sta contentezza oggi, loro mi hanno risposto oggi è una bella giornata. Altro che annunciato questo doppio femminicidio, perché ha ucciso quest'uomo Sara Viola? La vergogna di dover affrontare un processo oppure per la consapevolezza di avere perso quello che lui considerava, lo abbiamo sentito, degli oggetti, cioè sua moglie e suoi figli? Noi che siamo parte di una cultura tanto evoluta, tanto scolarizzata, tanto al passo con i tempi, ancora facciamo fatica noi tutti ad accettare un ruolo della donna meno sottomesso. Noi dobbiamo immaginare in una cultura che è qualche passo indietro a noi, quanta fatica ci sia nel poter accettare l'idea che tua moglie, tua figlia ti denunciano. Tua moglie e tua figlia per una certa cultura sono cosa tua, tu non puoi accettare questo. Crediamo alle parole di questo assassino, l'ha fatto per difendere il suo onore, ovviamente in una visione malata del rapporto d'amore. È un caso, avvocato De Sciscolo, che le donne uccise quasi sempre hanno subito dello stalking da parte dei loro aggressori? No Salvo, non è un caso, purtroppo è la quotidianità, è la regola. Si sentiva nel servizio della legge sul femminicidio, importantissima. Io credo che però sia necessario fare un passo indietro. La legge sul femminicidio colpisce chi ammazza una donna. Noi dovremmo fare un passo indietro e voglio dire, raffinare la legge, la norma sullo stalking, perché è da quello che bisogna partire. Cioè lo stalker in generale, ma in questo caso l'uomo, deve essere messo in condizione di non perpetrare il delitto. E purtroppo il codice attuale, la legge sullo stalking, benché sia un grosso passo avanti, non è perfetta, è troppo generica, lascia troppa discrezionalità, i parametri sono troppo ampi. A Pescina, dove si è consumato questo delitto, c'è la nostra inviata Roberta Rei. Cosa è successo dopo questo omicidio, Roberta? La gente come ha reagito? Qui si uniscono tutti in ricordo delle vittime. Sono con Tamara, che è una ex compagna di classe di Senada, la vittima, che ci può raccontare cosa stanno organizzando. Sì, organizzeremo una raccolta fondi per la famiglia Selmanai e organizzeremo per i primi di novembre una fiaccolata in memoria di queste due vittime e contro il femminicidio, perché vogliamo dire basta alle violenze e soprattutto perché noi giovani vogliamo fare qualcosa che serva. Lei era con Senada alle medie, il periodo in cui ha praticamente denunciato le violenze sessuali del padre, però racconta che a scuola in realtà non traspariva nulla, era tranquilla, vero? Sì, era una persona molto solare, molto aperta, una persona che realmente era viva, possiamo dire, quindi era una di noi a tutti gli effetti e diciamo che eravamo veramente un'unica cosa, tutta quanta la classe, quindi... Siamo rimasti molto sconvolti.
E sono ancora tutti uniti, in realtà per non dimenticare e per aiutare anche i fratelli che sono praticamente rimasti da soli, non avendo più la madre che era il sostegno economico. Grazie a Roberta Rei. Professor Mastronardi, quali sono gli indicatori di rischio che possono trasformare uno stalker in un assassino? Diciamolo in modo che a casa possano ben memorizzarlo. Sì. 5 elementi. Possiamo sintetizzarli con una sigla, piove, puntata, possesso, possesso ossessivo, isolamento anche dagli affetti più intimi, le amicizie più care, eccetera, oppressione, anche oppressione economica e violenza estemporanea. La violenza estemporanea che può esasperarsi lì dove c'è alcolismo, tossicodipendenza e altri fattori. Piove è una sigla che ben rende queste 5 possibilità. Sì. Tu dici la violenza, quest'uomo aveva il padre assassinato, è cresciuto in un ambiente dove il passaggio all'atto violenza. È facile. In un contesto di violenza, non c'è dubbio. Delitti contro natura non sono solo quelli dei padri che uccidono i loro figli, ci sono anche storie di figli che uccidono i loro genitori. Vi siete mai chiesti perché, cosa spinge un ragazzo, una ragazza a togliere la vita alla persona che l'ha messa al mondo? Vi prego di ascoltare con molta attenzione queste parole. Per me, mia mamma c'era l'affetto, però lei stando male non si curava. Io, vedendo che a confronto alle altre mamme che andavano a prendere figli a scuola, gli cucinavano, io invece dovevo fare tutto da sola. Forse era questo che dentro mi dava fastidio, che non potevo avere una madre come ce l'avevano gli altri. Mi rinchiudevo sempre in casa, non uscivo quasi mai. E questo mi ha portato a stare male psicologicamente. Ho cominciato a non riuscire più a riflettere, la testa non ragionava più proprio. È la storia di una ragazza che ha ucciso la madre, che chiameremo Martina, una storia che vi racconteremo tra poco. La mamma Sara Viola era depressa e non si curava della figlia, l'abbiamo sentita. Anche questa è una molla, l'odio che può provocare un delitto. L'odio, ma non l'odio verso la madre, è l'odio verso il freddo che hai sentito da quando sei venuto al mondo, è l'odio verso una malattia che ti ha privato di qualsiasi forma di calore, è l'odio verso l'essere nato e cresciuto in una sorta di frigorifero dal quale tu non riesci ad attingere per tutto ciò di cui hai assolutamente bisogno. Non dimentichiamoci che la mamma è il veicolo d'amore primario. E la depressione che ruolo ha in queste storie, professor Mastronardi? Ma se tutti i depressi dovessero uccidere, avremmo avuto già l'estinzione di tutta la razza umana già da diverso tempo fa. Per cui a questo punto sicuramente sono diversi i fattori, la miscela esplosiva è data poi da un concorso di fattori, non esclusa anche una ben più profonda e marcata psicopatologia che può esserci poi dopo e slatentizzarsi, cioè venir fuori poi in qualche occasione. Tra poco sentiremo da Martina stessa perché a un certo punto ha deciso di uccidere sua madre. E per farlo abbiamo bisogno di entrare nella sua mente e per farlo abbiamo bisogno di ritornare al giorno del delitto. Sentiamo. Martina è una ragazza che tutti nel quartiere popolare di Roma, dove viveva, avevano sempre definito strana. I continui litigi con la madre riempivano di urla le case dei vicini. Sapevano che dopo la morte del padre la ragazza soffriva di depressione e di mania di persecuzione. Martina si sentiva seguita per la strada, aveva allucinazioni a sfondo satanico, credeva che la madre volesse farla prostituire. Una vita familiare insopportabile, che tuttavia era diventata abituale per lei, per la madre e per i vicini. Fino al drammatico 24 maggio del 2000. Martina torna a casa, ma la mamma non le apre. Lei prende a calci la porta e quando finalmente si spalanca, Martina si avventa sulla donna. Per 2 ore i vicini le sentono discutere e urlare finché la ragazza è preda delle allucinazioni. Vede l'ombra del demonio sull'armadio. Afferra 2 coltelli da cucina e sferra alla madre decine di coltellate al petto e alle spalle. I vicini la vedono poi affacciata al balcone, sporca di sangue e con i coltelli in mano. Dopo 2 ore arrivano i carabinieri e trovano la donna uccisa. Per terra i 2 coltelli insanguinati, su una sedia, la Bibbia e un crocifisso. Martina è arrestata.
Oggi è internata presso un ospedale psichiatrico giudiziario. Questa la breve storia di Martina. Dottoressa Volpini, buonasera. Cosa scatta nella mente di una persona, di una ragazza come Martina, che decide a un certo punto di uccidere il proprio genitore? Allora, in questo caso ovviamente è evidente l'aspetto psicopatologico di questa ragazza, che ha delle paranoie, delle allucinazioni. Però se parliamo invece anche di adolescenti, come ce ne sono stati altri nella nostra cronaca italiana, uno dei motivi importanti può essere la tragica affermazione di una identità e di un'autonomia nei confronti dei propri genitori. Ci sono poi rari casi in cui addirittura i giovani possono uccidere i genitori per un interesse economico e patrimoniale, come è successo in Italia. Avvocato De Cicero, che tipo di fenomeno è questo dei figli? Ci può dare qualche dato? Sì, è un fenomeno che è marginale, bisogna dirlo, nell'ambito del macro dato degli omicidi volontari. È marginale, ma è comunque un fenomeno, puoi dire, interessante e preoccupante. Uno studio del 2010-2012, non diamo numeri perché sono noiosi, ma la sostanza è che sono state uccise dal 2010 al 2012 circa 12, 13, 14 donne ogni anno. E la maggior parte di questi omicidi è avvenuta in un contesto, come dipingeva prima il professore, un contesto di persone comunque anziane, uccise da figli anche loro in là negli anni. Questo contributo di oggi è un contributo straordinario, perché esce fuori un attimo da questo range. E quindi sono uomini di 40-45 anni, questa è la media, che uccidono donne, madri molto più anziane, soprattutto perché le vedono malate, sofferenti, e non riescono ad accettare questo profilo della malattia, e loro portano ovviamente una psicopatologia che non gli permette di frenare questo impulso. Allora sentiamola per intero la storia di Martina, e sentiamo come racconta l'omicidio di sua madre alla nostra Romana Marocco. Ascoltatelo. Mi ricordo solo che strillava tantissimo, gridava mamma. È come se dentro di me ci fosse stata un'altra persona. Anzi, all'inizio, quando stavo ancora male, pensavo che dentro di me ci fosse stato un demonio. Martina è ricoverata nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, nella provincia di Mantova, da quando, poco più che ventenne, ha ucciso sua madre in preda a un delirio mistico. Gli ho dato diverse coltellate all'addome. Ho avuto come un uragano dentro di me che non capivo neanche io cosa era. Martina ha un'infanzia difficile. Il padre muore quando lei è ancora una bambina. Sua sorella viene affidata agli zii materni e lei resta a vivere con sua madre. Verso gli 8 anni ho cominciato a fare tutte le cose da me stessa, a cucinare, a fare la spesa, a pulire casa. Lei andava dal suo compagno che abitava vicino a casa nostra. Quindi io praticamente vivevo sempre da sola. Man mano che cresce, i rapporti tra Martina e sua madre diventano sempre più difficili e le liti sempre più frequenti. La vita era tutto un gioco per me. Era tutta musica, computer e basta. Ero una ribelle a tutti i costi, nel senso che volevo sempre averla vinta io, non la rispettavo. Io le parolacce le dicevo solo a mia mamma, non so perché, ma me la sfogavo con lei. La depressione che colpisce sua madre segna la rottura del loro rapporto e il rancore di Martina verso di lei diventa sempre più incontrollabile. Lei, stando male, non si curava. Io, vedendo che a confronto alle altre mamme che andavano a prendere figli a scuola, gli cucinavano, io invece devo fare tutto da sola. Forse era questo che dentro mi dava fastidio, che non potevo avere una madre come ce l'avevano gli altri. Poi, giovanissima, anche Martina viene colpita dalla stessa malattia. Mi rinchiudevo sempre in casa, non uscivo quasi mai. E questo mi ha portato a stare male psicologicamente. Ho cominciato a non riuscire più a riflettere, la testa non ragionava più proprio.
Ho cominciato a prendere le scarpe pensando che dentro c'erano i microchip, che qualcuno mi spiava, che qualcuno mi volesse far prostituire. Pensavo che le macchine che suonassero per strada suonassero per me. Ho pensato che di scappare allora, però non sapevo neanche io dove. Allora ho cominciato a salire su un autobus, poi su un altro, poi su un altro. Ero spaventatissima perché pensavo che mi seguissero dappertutto. Sono tornata a casa una sera e mia mamma non mi apriva la porta e ho dovuto prendere a calci la porta perché non avevo le chiavi di casa e non potevo entrare. E mi ero spaventata perché ho cominciato a pensare: adesso non mi apre, cosa è successo? Mia mamma poi ha aperto la porta, sono tornata dentro e abbiamo avuto una piccola discussione. Io davo i numeri, nel senso che giravo per casa cercando di vedere se c'era qualcuno che mi volesse prendere. Poi ho cominciato a pensare che anche mia mamma mi volesse far prostituire. A un certo punto ho sentito dentro di me una voce che diceva: uccidi tua mamma. Mi è sembrato di vedere un'ombra sull'armadio, ho pensato che fosse il demonio. Gli ho dato diverse coltellate all'addome. E così l'ho uccisa e è morta. Poi mi ricordo solo che in quel momento ho pensato che avesse avuto le stigmate mia mamma. E gli ho tolto una ciabatta per vedere se sotto il piede c'aveva la stigmate, ma non c'aveva niente. Martina viene arrestata, accusata di omicidio volontario e riconosciuta incapace di intendere e di volere. Mi hanno dato 10 anni. Ho fatto l'appello, ma mi hanno riconfermato 10 anni. Oggi Martina è reclusa nell'ospedale psichiatrico giudiziario e i suoi familiari non vogliono più sapere niente di lei. Non hanno accettato che è morta mia mamma. Cioè, all'inizio non l'accettavo neanch'io. Quindi di conseguenza mi odiano e non vogliono vedermi. Mi mancano molto i miei familiari, le persone, l'affetto, l'amore, l'amicizia. Mi manca mia mamma. L'amo con tutto il cuore, che è l'unica persona che voglio rincontrare quando vado in cielo. È come un taglio che anche se tu vorresti rimarginare, non si rimargina. E fa male, brucia. Non so quale medicina possa cancellare tutto sto dolore. Dottoressa Volpini, Martina a un certo punto dice che dentro di sé c'era il demonio, che qualcuno la spiava, viveva in una dimensione tutta sua, sembra. Eh sì, questa è una forma di delirio, di allucinazione, una forma anche di spersonalizzazione. Questa mi sembra la storia di una deprivazione affettiva molto significativa che si trasforma in conflitto con la madre e poi interagisce con la malattia mentale e che questi tre elementi precipitano poi nel reato, in quell'omicidio. Sara Via, un'altra frase che mi ha colpito di questa intervista è quando lei dice: non so se esiste una medicina che possa cancellare questo dolore. In teoria esiste questa medicina, ci vorrebbe amore. Questi familiari che la tengono oramai al di fuori della famiglia non hanno capito che Martina è una ragazzina ammalata, gravemente ammalata e deprivata nella sua infanzia. E quindi dovrebbero fare il contrario, dovrebbero avvicinarsi a lei e capire che quella madre che lei ha ucciso non è la madre che aveva dentro. Non dimentichiamo, Salvo, che non basta amarsi. Nelle famiglie non sempre ci si ama, ma anche quando ci si ama, l'amore complica la situazione, non la semplifica. Gian Gavino Sulas, la cosa peggiore, ha toccato un tasto delicato e importante, Sara Viola, è che i familiari hanno abbandonato questa ragazza, che ormai vive nell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere praticamente da sola. Sarò brutale, ma chi è che se la tira in casa una ragazza del genere? Scusate, ed è una domanda che faccio a Sara Viola, che ci ha spiegato benissimo che invece deve accadere esattamente il contrario. Ma mettetevi nei panni di questi familiari. Ragazzi, io sinceramente sarei, non dico terrorizzato, ma preoccupato, sì, insomma. Amore, cure, a parte che a Castiglione delle Stiviere le cure ci sono e li curano molto bene. So di persone che sono straguarite, a cominciare da Ferdinando Carretta, tanto per non fare nomi. Perché c'è anche dell'amore, Gian Gavino.
certo, qualche è volta probabile, l'amore certo. che cura non è quello di chi ti dovrebbe amare, ma è quello di chi ti ama, diciamo, per professione, e ti ama meglio. Andrea Biavarci. D'accordo, però posso caricare sulle persone singole, come sempre, su di noi, cioè le responsabilità di gestione di queste problematiche. Cioè, qui deve essere, diciamola sta parola, la società che se ne fa carico nelle strutture sanitarie, eccetera. Quindi hanno ragione tutti e due in realtà. La famiglia non le ha dato amore e questo è il prodotto. Però anche alla stessa famiglia ora non si può chiedere di rimediare in due giorni, in un giorno, in un'ora con un atto d'amore a questo. Purtroppo è una storia di degrado, di abbandono che parte dal non amore, chiamiamolo così, che però non possiamo scaricare sui singoli. Cioè, visto che abbiamo strutture, poi qui dovremmo andare indietro a quando abbiamo abolito in qualche modo i manicomi. Ecco, l'ho detto, è una brutta parola che mi dispiace anche pronunciare perché erano spesso in condizioni disumane, però questi sono alcuni dei tanti prodotti di una società che non riesce a far fronte poi a questi problemi. Professor Mazzonardi, cosa l'ha colpita del racconto di questa ragazza, di Martina? Il fatto che c'è da metabolizzare il momento storico che sta attraversando, è troppo fresca la storia. Per cui io ho lavorato lì, ho condotto una ricerca lì con la film terapia e mi sono reso conto che tutte queste persone recluse lì a Castiglione innanzitutto sono veramente ben curate, come diceva il buon Sulas, sono veramente curate al massimo delle possibilità interattive, cioè c'è la presa in carico da parte del medico innanzitutto, e mi ha colpito quindi il fatto che è ancora lontano da una guarigione intesa come restituzione ad integrum, se è possibile, cioè restituzione alla integrità psicofisica. Ci sono dei figli che uccidono i genitori molto malati, come Martina, ma ci sono figli che invece non sono malati e che sono passati alla storia per delitti molto efferati. Ricorderete Erika Denardo e Pietro Maso, un altro nome terribile della cronaca nera. La cosa clamorosa è che nessuno di questi è in galera, sono tutti liberi e li abbiamo cercati. Tra poco a Linea Gialla ve li mostreremo. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori, figli che uccidono i genitori, dicevamo. Alcuni sono passati alla storia per delitti molto efferati. Ricorderete Erika Denardo oppure Pietro Maso. La cosa clamorosa è che la maggior parte di loro non sono più in galera, sono tornate persone libere. Li abbiamo cercate. Il nostro inviato Fulvio Benelli, sentiamo. Figli che uccidono, talvolta per follia, altre per droga o per soldi, altre ancora solo per noia. Secondo l'Istat, un caso di omicidio su 10 avviene proprio a opera di un figlio o una figlia. Storie crudeli, macabre, indelebili. Come quella di Erika e Omar. È il 21 febbraio 2001. Nella villetta a due piani di famiglia, a Novi Ligure, Erika Denardo, appena sedicenne, insieme al fidanzatino Omar Favaro, uccide la madre, Susi Cassini, e il fratellino Gianluca di 11 anni. I due aspettano che la donna rincasi con il figlio. Non appena Gianluca sale al primo piano, Erika e Omar si avventano sulla donna ammazzandola con 40 coltellate. Poi è il turno di Gianluca. Il padre si salva solo perché rientra tardi dal lavoro. Il Tribunale dei Minori di Torino li condanna rispettivamente a 16 e 14 anni per duplice omicidio volontario, con la sola attenuante del disturbo di personalità. Io quando la vedo a me vengono i brividi. Non lo so, io posso capire tutto, però me le ricordo le cose. Purtroppo, e non sono cose belle. Una persona che ha commesso qualcosa di imperdonabile, secondo me. Cioè, è tristissimo questo. Non meno raccapricciante, anche se più lontana nel tempo, è la storia di Pietro Maso. Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1991, nel Veronese, aiutato da tre amici, Maso, 20 anni, uccide il padre e la madre per intascarne l'eredità, mettendo a segno un piano provato per mesi.
Quando i genitori rincasano, poco dopo le 23, il figlio, che aveva precedentemente staccato la corrente, sfrutta l'oscurità per colpire il padre con un tubo di ferro, mentre la madre viene aggredita dagli altri con un blocco a sterzo e una pentola. Dopo una mattanza durata 53 minuti, Pietro finisce la madre ancora viva soffocandola con un sacchetto di nylon. A delitto compiuto, va in discoteca. Maso viene condannato a 26 anni per omicidio volontario premeditato, pluriaggravato da futili motivi e vincolo di parentela. Quello che ha fatto è abominevole. È abominevole, e lui lo sa, e io ogni tanto lo ricordo. È possibile riabilitarsi, essere riabilitati? È possibile che diversamente, con un peso così enorme, sarebbe ucciso. Oggi Erika De Nardo e Pietro Maso hanno entrambi finito di scontare la loro pena. Sono persone libere, libere di ricostruirsi una vita, libere di ripartire da zero. Ma dove e come? Pietro Maso, ritrovata la fede in carcere, oggi lavora a Cerna, un paesino montano in provincia di Verona, presso l'emittente cattolica Telepace. Ha scelto la via del silenzio. Io sono un po' contrario a parlare di me o comunque essere intervistato, ho visto la storia. Non pensi invece che parlare, mostrarti, possa in qualche modo riabilitare la tua immagine? No, ma è semplicemente quello che io ho detto. Praticamente ritengo opportuno che la mia immagine rimanga così, insomma, non è un'immagine a portare in giro positivamente. Si è parlato troppo, ma è una cosa che si rischia. Guarda, così sta ben morto, ma che pentito, ma che qua, che... È questo la reazione. Erika ha trascorso gli ultimi 2 anni in regime di semilibertà nella comunità Exodus, sul lago di Garda. Oggi vive a Manerba, un paesino della zona. Aiuta il nuovo compagno nella gestione di un negozio di strumenti musicali. È una novità per noi, un paesino tranquillo, a me... può vivere di nuovo la sua vita, a mio parere. Dopo si spera bene che vada tutto bene. L'ho vista e me l'hanno detto, perché non l'avrei riconosciuta io come adesso, che me la ricordo com'era. Né lei né il padre, rimasto invece a vivere a Novi Ligure, nella stessa villetta dell'orrore, hanno voglia di parlare. Ingegner De Nardo, sono un giornalista della Sette. Ma per piacere. Posso rivolgerle qualche domanda? Questa la storia di Erika e di Pietro Maso. Come si può cancellare la colpa, Sara Viola? Un padre può perdonare mai un figlio? Abbiamo visto l'ultima immagine del papà di Erika, che ha perso la moglie e anche un bambino piccolo. Eppure è rimasto accanto a questa ragazza per tanti anni. Un figlio è un figlio, Salvo. Quello che mi stupisce è che il padre di Erika sia riuscito a rimanere in quella casa. Francamente trovo tremendo che lui possa rivivere in quelle stanze e aver passato ancora degli anni dopo la morte di 2 persone che egli amava molto. Io però vorrei che noi smettessimo di stupirci di quello che accade nelle famiglie. Diciamolo con semplicità. La vita e la morte interessano soltanto chi ci sta molto vicino. Dare la vita e dare la morte nasce sempre da un insieme di emozioni e di sensazioni che solo chi ci è vicino può provare. Gli altri ci uccidono incidentalmente, ma solo chi ci è vicino ci uccide per un motivo. Laura Volpini, abbiamo visto a Martina, la ragazza di prima, ricoverata all'ospedale di Castiglione delle Stiviere, è stata data l'infermità mentale. A Erika De Nardo e a Pietro Maso no, ma sono assassini ugualmente. Sì. Ma ovviamente è chiaro che nel caso di Martina lei ha ucciso in preda ad un'allucinazione, quindi non sapeva esattamente chi stava uccidendo e non aveva neanche pianificato questo delitto. Per quanto riguarda Erika e invece Pietro Maso, purtroppo loro hanno non solo premeditato ma anche organizzato e portato a termine questo
questi tragici omicidi. Dobbiamo ricordare che cos'è la capacità di intendere e di volere. La capacità di intendere è la capacità di cogliere il valore antigiuridico dell'azione, cioè di renderti conto che stai facendo un reato, e quella di volere è di portare a compimento quell'azione secondo quello scopo. Quindi, per quanto Erika e anche Pietro Maso abbiano probabilmente dei disturbi di personalità in chiave di anaffettività, cioè non hanno empatia con la vittima e sono stati, diciamo, lucidi e efferati nel delitto, però non gli è stata riconosciuta appunto questa infermità mentale, che peraltro va anche riconosciuta a chi ha pregressi di malattie mentali che in loro non erano stati evidenziati. Sulas, vorrei tornare sul papà di Erika. Torna a vivere in quella villetta, non rimuove, non vuole cancellare niente, nessun ricordo di quella strage. Anche a me ha sempre colpito moltissimo, è quello che sottolineava Sara Viola, quest'uomo ha fatto due cose: non ha mai aperto bocca con la stampa, con le televisioni, con tutti, e ha avuto delle pressioni fortissime, delle offerte, sono in grado di dirlo, fortissime, assegni in bianco, qualcheduno addirittura gli ha detto, pur di andare ad una trasmissione o farsi intervistare da un giornale. Non ha mai aperto bocca, non ha mai bucato una visita in carcere alla figlia. Tutte le sante settimane lui c'era regolarmente, spesso anche due volte alla settimana. Contemporaneamente, un'altra mattinata, un pomeriggio alla settimana, andava al cimitero a mettere un fiore sulla tomba della moglie. Quindi è una... Però la cosa che mi ha colpito più di tutti è quella che ha colpito tutti. È rimasto in quella casa. Io non riesco ancora a capirla. Avrà le sue ragioni. Ecco, pagherei per avere da lui questa spiegazione, perché in quella casa non sono successe soltanto le 40, che poi scusatemi la correzione, ma sono 97. Non fa molta differenza. Alla mamma sono 97. E quando ad Omar lei dice: adesso dobbiamo aspettare il papà perché dobbiamo ammazzare anche lui. Lui dice che è stanco e che gli fa male il braccio dopo 97 coltellate. In più c'era stato l'inseguimento al Gianluca, al bambino, il tentativo di affogarlo nella vasca da bagno, pugnalarlo dentro la vasca da bagno. Cioè, quella è una... dire una casa degli orrori non rende il senso. È chiarissimo, insomma. Gian Gavino. Questo è un mistero, un autentico mistero. E fa specie, Andrea Biavardi, anche per quelli che ci guardano da casa, che due persone, per quanto possano essere riabilitate, ma riguadagnino la libertà così presto. A proposito di Pietro Maso, vorrei però dire due cose importanti. Primo, il silenzio. Non è vero che ha scelto il silenzio. Mi risulta che abbia dato alle stampe un libro addirittura. Uno che sceglie il silenzio non dà alle stampe nessun libro, sparisce dalla circolazione. Secondo, mi ha colpito molto la dichiarazione del suo avvocato, di uno dei suoi avvocati, nel momento in cui usciva dal carcere, il quale mi ha dichiarato, e l'abbiamo messo per scritto dopo averglielo chiesto per bene, perché ci rendevamo conto di quello che stava dicendo, che lui non è mica convinto che o non si sia, o che sia veramente pentito, o che si sia reso realmente conto di ciò che ha fatto. Questa è una dichiarazione molto, molto importante. Per quanto riguarda invece il papà di Erika, io mi sento di, in qualche modo di giustificarlo. E gli è rimasto solo questa figlia, è l'unico... E il silenzio come balsamo, professor Mastronardi, per curare un dolore così grande? Ma io ho visitato Pietro Maso proprio perché fui così incaricato dalla sezione di sorveglianza di esaminarlo per quelli che sono definiti i permessi premio. Anzi, sono stato io un po' il responsabile di un prolungamento della sua permanenza in carcere. E quello che dissi, quello che comunicai alla Corte era che ero contrario comunque al fatto che si esibisse poi dopo Pietro Maso, perché vedevo che poteva comunque correre eventuali rischi. Vedo che ha seguito l'esempio, qui voglio dire il consiglio che io e un altro collega gli abbiamo dato. Vi voglio raccontare la storia di un altro padre. Questa volta non è stata sua figlia a togliergli quello che aveva di più caro, ma è stata sua moglie che gli ha ucciso la bambina più piccola, l'unica figlia che aveva. È la storia di Alberto Calderoli, ce la racconta Tommy Guerrieri. Sentiamo. Alessia, 2 anni fa, per amore della vita, hai deciso di donare a me e ai nostri genitori il regalo più bello e meraviglioso, la piccola Elisa. Ho avuto il privilegio e l'onore di esserne il papà e di poterlo condividere con i nostri genitori.
Ma tanto amore non è bastato a proteggerti dal tuo dramma interiore, per una malattia oscura e subdola. Nessuno può lontanamente immaginare quanto dovessi soffrire per arrivare a un gesto così estremo. Ora so che hai trovato la tua pace, vicino alla tua mamma, e con il nostro angioletto ad aiutarti. Ora posso solo chiedervi di continuare da lassù a dare forza e coraggio a chi è rimasto qui, che vi ha amato, continua ad amarvi e prega tutti i giorni per voi. Un bacio infinito. Sono sempre con me. Sono sempre qua e non spariranno mai. E non c'è giorno che non le ringrazi. Questa è la cosa più assurda. Alessia ed Elisa non ci sono più. Alberto ha perso in un istante la moglie e la figlia. Alessia, la moglie, ha distrutto il sogno della loro vita. Ha ucciso la loro piccola Elisa e poi si è suicidata. Elisa, uno scricciolo, come la chiamava il suo papà, di appena 18 mesi. Alessia ha iniziato a stare male dopo la nascita della bambina. Si sentiva minacciata da tutto e da tutti. E lo scorso 20 aprile, sola nella sua casa di Bergamo, ha deciso di prendere la bambina e portarla per sempre via, in un posto in cui nessuno le avrebbe più potute separare. Alessia aveva manifestato disagi, fondamentalmente che lei stava male per delle cose che non sapeva neanche di avere addosso. Un comportamento aggressivo in alcune cose, esageratamente gelosa senza un senso. Lei credeva che ci fosse qualcuno che voleva portare via Elisa, che voleva farle del male. Ha allontanato tutte le persone che avevano cercato di aiutarla. Pazzoide! Me non facevano arrivare, mi aspettavo, vedevo questa faccina, i dentini bianchi, una penombra. L'amore ho curato più lei da piccolina che i miei nipoti. È stata una donna adottiva, perciò ho sofferto tanto. Sono andato a parlare all'ASL con un consultorio e dagli psicologi non è venuto fuori nulla, se non che lei aveva dei problemi, ma nessuno che parlasse in maniera chiara. Quando è morta sua mamma, lei ha iniziato a perdere peso, si vedeva brutta, cioè ha iniziato a vedersi sempre peggio, dopodiché è degenerata ulteriormente, sempre in direzione di trauma, diciamo, emotivo. Alessia precipitava sempre di più. Non andava al lavoro, non mangiava, viveva chiusa in casa, sola con sua figlia, fino al giorno in cui la sua mente non ha retto più. E in mattinata l'avevo sentita e mi aveva detto delle frasi un po' sconnesse, che le ho detto, guarda, non riesco a capire cosa mi stai dicendo, così ne parliamo stasera quando rientro e via. Finito il congresso sono tornato e quando sono arrivato in casa ad aprire il portone, la chiama è entrata nella toppa, ha girato tranquillamente e quindi il primo istinto e pensiero è stato, non c'è, è uscita. Chiamo e non risponde nessuno. C'era la televisione accesa sul telegiornale, la pappa sul gas che era appoggiata lì, e il gas spento ma la pappa abbandonata. C'era la sensazione che ci fosse qualcosa comunque di strano. Nell'andare di là c'è la stanzetta di Elisa dove si vedeva il manico del passeggino, al che mi sono fermato, agghiacciato, e ho guardato sotto, c'era una macchia di sangue. A quel punto lì ho guardato cosa fosse successo e cercando di aprire non riuscivo perché c'era Alessia per terra che bloccava la porta e c'era Alessia con la gola squarciata e Elisa nel passeggino che sembrava dormisse. Però nel momento in cui ho tirato il passeggino e ho guardato c'erano i buchi nel collo e anche lei aveva la sua striscia di sangue e anche lei non respirava, era fredda. Adesso so che erano tutte cose per farsi aiutare, erano richieste di aiuto, ma da fuori puoi vedere solamente come atteggiamenti che ti fanno arrabbiare, ti fanno infastidire, non le capisci. Lei stava impazzendo perché i comportamenti erano fuori di testa, illogici, tutti non erano capaci di gestire Elisa come era capace lei, perché nessuno le voleva così bene come le voleva bene lei. Se avessi saputo che lei stava soffrendo, io le avrei dato un abbraccio. Bastano 20 secondi di abbraccio a una persona per farla stare bene. Contatto fisico è una cosa che se i bambini non ce l'hanno dopo 20 giorni quando sono nati muoiono, vuol dire che è un po' importante. Mi meravigliavo tutti i giorni del privilegio che ho avuto e di quanto mi ha insegnato Elisa, sempre allegra, sempre curiosa, in ogni momento regalava un abbraccio, quando aveva bisogno di un abbraccio dava un abbraccio, io non ero capace di farlo ed è una cosa che ho imparato da lei. Alberto Calderoli è qui in studio con noi. Benvenuto. Buonasera. Buonasera Alberto. Intanto grazie perché so che non deve essere facile
parlare e affrontare un argomento del genere, quindi so che ci vuole una buona dose di coraggio. Tu hai parlato di un abbraccio, il valore dell'abbraccio, abbiamo parlato prima del silenzio. Un abbraccio, quanto poteva cambiare la tua vita? Allora, io in questo momento qua ho imparato in 6 mesi ormai una quantità di cose che in 36 anni di vita, 38 anni, non ho mai neanche potuto raccogliere. Ho studiato, sono andato a scuola, sono andato a religione, ho fatto i miei sacramenti, mi sono sposato in chiesa, ho trovato l'amore della mia vita, abbiamo creato la famiglia, ho ottenuto il regalo più bello che era diventare papà, che era il mio desiderio più grosso, e questa cosa è finita così all'improvviso. Ma quello che ho compreso, e è detto bene nell'intervista, nel senso ho imparato da mia figlia, da Elisa, non è mia, è lei che ha privilegiato me per diventare papà. E troppo spesso siamo abituati a sentirci padroni dei figli o padroni delle altre persone, dipendenti da altre persone. Ma questi sono tutti gli input che abbiamo sempre ricevuto nella nostra educazione. E per quanto riguarda l'abbraccio, la cosa che credo non è più importante pensare cosa avrei potuto fare se fosse andata così, se fosse andato cos'ha. È successo così, è successo a me, è successo per un ben preciso motivo. A me è risultato chiaro tutto adesso. Il motivo per cui io sono qui, e vi ringrazio assolutamente, è la possibilità di dare informazioni alle persone che attraversano questo tipo di situazioni. Perché quando sei all'interno di una situazione del genere hai ansia, hai fastidi. Ti mancano le coordinate, non sai. Hai parecchi di problemi. La cosa che mi è capitata e che mi ha toccato era seguire sempre la ricerca di informazioni col cuore per cercare di risolvere qualcosa, pensando, lei ha un problema, qualcuno avrà la cura. Nel mio ambiente scientifico, io sono dentista, ho studiato all'università, mi sono fatto 13 anni di corsi, congressi, sempre andando a cercare qualcosa di più alto come livello di informazione, e quello che ho portato a casa è sempre che arrivano dallo stesso punto, dallo stesso input, cioè sono ditte farmaceutiche che producono prodotti, c'è qualcuno che ti dice cosa devi studiare, ti dice se cosa devi problema, fare, c'è una cura, quello è giusto da studiare, sei bravo e diventi bravo nel tuo lavoro e dai il tuo servizio se hai imparato queste cose, quindi studi, fai, brighi, e nessuno che ti dice usa il tuo cuore e fai la cosa che senti giusta. Quindi abbraccia quella persona, perché quando uno ha un comportamento aggressivo vuol dire semplicemente che inconsciamente sta malissimo, ha una reazione di protezione e quindi è una parte inconscia che agisce e la persona non se ne rende nemmeno conto. Roberto, ti posso chiedere prima... Un abbraccio chiude questa cosa qua in 3 secondi. Certo. Solo che non viene spontaneo abbracciare una persona da cui ti senti aggredito. Non c'è dubbio. Com'era la vostra vita, te lo posso chiedere, prima che Alessia, tua moglie, iniziasse a star male? Allora, io l'ho conosciuta e ci sono stati dei segnali, per quello che posso dirti, che sono quelli che io ho colto come fantastici, meravigliosi e il destino. Quindi lei è tornata da Varese, dove studiava, era via da 10 anni da Bergamo, in 36 anni io non l'ho mai vista, abitava a 1 chilometro da casa mia, non ci siamo mai visti né incrociati, ha fatto le mie stesse scuole, mai visti né incrociati, e quando Bella è arrivata era la persona giusta, al momento giusto, nel posto giusto. Cioè era l'ortodonzista che poteva darmi una mano nello studio, io ero stato lasciato dal mio ortodonzista e quindi ho trovato tutte queste cose fantastiche, era una bellissima donna per cui ha scelto me, un privilegio, altro privilegio, tutte le fortune del mondo. Poi man mano ho visionato che c'erano alcuni aspetti che potevano essere atteggiamenti di gelosie, ma per quello che sapevo allora poteva essere un qualunque problema suo, persone gelose, fastidiose, no? Viste sempre, con comportamenti strani. Quello che ho scoperto poi è che queste cose io le vagliavo sempre con il livello di informazioni del momento, non potevo fare nient'altro di più, e questo vale per tutti, cioè certo. Il nostro cervello elabora sempre la risposta migliore possibile sulla base delle informazioni che ha a disposizione. Quindi inutile che ti chiedo se hai qualche rimpianto, Alberto, perché poi tanto col senno di poi magari c'è qualcosa che se uno tornasse indietro rifarebbe meglio, chissà quanti, ma non si può. Come si reagisce a un dramma del genere? Come reagisce un padre davanti a un dramma del genere? Cosa gli dà la forza? Innanzitutto ci rimane male, parecchio, ma questa è una cosa soggettiva, personale, cioè io ho ricevuto messaggi da persone che sono mi hanno detto sei forte, bravo, hai un coraggio esagerato, me lo sento dire ancora,
non dipende da me. Quello che è successo da quel momento è arrivato qualcosa. E per come ero fatto prima, molto scientifico, non posso dire parolacce, però non erano cose che potevano esistere, era magia, erano sciocchezze. Ora so che queste sciocchezze qua sono la base su cui funzioniamo, che collega tutti. Sembra una cosa folle, ma è di una potenza impressionante. Impressionante. Siamo tutti collegati, non siamo tutti soli come continuiamo a sentirci, ma ci hanno tutti fatto sempre credere. L'ambiente, queste cose qua, martella dalla mattina alla sera. E verso il ricordo di tua moglie e di tua figlia, oggi, come ti relazioni? Verso di loro, le sento con me costantemente. Come se non se ne fossero mai andate? Mai. Se ho un momento di sconforto o qualcosa di strano, mi è capitato di vedere una volpe che faceva le capriole in un prato, io non ho mai visto una volpe, l'ho sempre vista in situazioni dove mangia le galline, fa dei danni, o la senti la tratti di notte nella collina, cose strane, ma sempre inquietante. Quando ho visto una volpe per 7 minuti davanti a me, io parlavo al telefono, faceva le capriole, prendeva gli insetti da terra e si faceva vedere, e sembrava giocasse, io non potevo che vedere Lisa che stava mandandomi un messaggio. Poi ho seguito delle persone per caso adesso, ma niente succede a caso ormai, e ho incontrato delle persone che man mano mi danno delle informazioni, e tutte queste persone sono specifiche in un momento specifico, niente a caso, e mi dicono: libro degli angeli, questo è un messaggio di tua figlia. E chi c'è? La volpe. Un giorno esco in moto, ero un po' girato di scatole, mi trovo in un sentiero, un fiumiciattolo, ci sono 50 salamandre. Ora, salamandre escono con umidità, sono cose abbastanza strane, ne ho viste tante quando abitavo in collina, ce n'erano 50, appostate, che guardavano, facevano di tutto, una cosa un po' strana. Li prendi come segni? Sono cose meravigliose. Sono cose meravigliose. È la natura che ti parla in una maniera strana. Strana. Ma ripeto, queste cose possono darmi del matto, io ero già matto, ero considerato un po' strano prima, adesso non è un problema. Non ci sembri affatto matto. Intanto ti ringrazio, Alberto, di questa testimonianza. Sara Viola, quest'uomo ha voluto elaborare un dramma ed è stato coraggioso. Ha fatto di ciò che è successo alla moglie una sorta di battaglia per dire, insomma, se c'è un problema cerchiamo di affrontarlo. E soprattutto cerchiamo dove non cercheremmo. Io lo ringrazio di cuore, come medico, come psichiatra, come persona che sta vicino alla gente che sta male, perché dobbiamo impararlo questo linguaggio, dobbiamo imparare ad abbracciare chi ci aggredisce, dobbiamo imparare a considerare malato chi ci sembra antipatico, cattivo, dispettoso nei nostri confronti, dobbiamo imparare dobbiamo prima che succeda l'irreparabile, dobbiamo ringraziarlo per quello che ci insegna, ma facciamolo tutti, tutti insieme. Cominciamo ad abituarci ad analizzare le nostre emozioni e le conseguenze delle nostre emozioni, andando a cercare laddove non andremmo mai. Tutti noi abbiamo una psiche, tutti noi, sempre. E anche un cuoricino. E anche un cuore, dice giustamente Alberto. Grazie ancora per la tua testimonianza. Non si può parlare di una madre che ha ucciso un figlio senza pensare alla madre assassina per antonomasia, per eccellenza, Anna Maria Franzoni, condannata a 16 anni per l'omicidio del suo piccolino, di Samuele, di soli 3 anni. Da qualche giorno la Franzoni ha avuto un permesso per uscire qualche ora la mattina e lavorare. Ve la mostreremo. Intanto da Cogne è collegata con noi la nostra inviata Viviana Guglielmi. Che paese hai trovato, Viviana? Sì, siamo stati a lungo qui a Cogne, dove è avvenuto il delitto. Grazie. Del piccolo Samuele. Abbiamo raccolto diverse testimonianze, tra le più varie, di ogni tipo e alcune anche discordanti tra di loro. Siamo andati a cercare i protagonisti coinvolti in questo caso. Difficile dimenticare quello che è successo la mattina del 30 gennaio 2002, anche se è tanta la voglia di andare avanti, c'è molta voglia proprio di voltare pagina. Vi devo dire però che qui la comunità si è chiusa proprio dietro il muro del silenzio, pochissima voglia e volontà di parlare. Abbiamo fatto veramente fatica a cercare di capire che cosa vuole e che cosa pensa la gente in questo momento. La sensazione comunque è che ci sia ancora molta amarezza nei confronti di Anna Maria Franzoni da parte di una comunità che inizialmente l'ha accolta a braccia aperte, l'ha difesa, ma che poi in qualche modo si è anche sentita tradita. Comunque vi spiegheremo tutto. Tra poco vi faremo vedere come e perché Cogne è un paese che è completamente cambiato. Grazie Viviana Guglielmi. Fateci caso, nella lingua italiana non esiste una parola per definire il delitto di una madre che ha ucciso il proprio figlio. Forse perché è un delitto contro natura, un delitto come quello avvenuto a Cogne 11 anni fa. Sentiamo Francesco Cremonesi.
Un lavoro esterno al carcere della Dozza. Un'occasione per poter lentamente tornare a una vita quasi normale, impegnandosi nel laboratorio di sartoria della cooperativa Siamo Qui, di Don Nicolini. È questa la nuova alba per Anna Maria Franzoni. Un nuovo inizio, dopo il tramonto incominciato alle 8:28 di quella mattina del 30 gennaio 2002, quando chiama il 118 di Aosta. C'è il secondogenito della famiglia Lorenzi, il piccolo Samuele di 3 anni, che vomita sangue, adagiato nel lettone dei genitori nella casa sulla collina della frazione di Montreux, a Cogne. È quanto racconta la madre, Anna Maria Franzoni, rientrata a casa dopo aver accompagnato il primo figlio, Davide, di 6 anni, alla fermata dello scuolabus. Arrivano i soccorsi, ma per Samuele non c'è nulla da fare. Il piccolo muore alle 9:55 sulla lettiga del pronto soccorso. Io quando sono arrivata qui ho trovato questa situazione, certo, dove c'erano dei pezzi di cervello, del sangue. Io ho detto: Dio mio, ma che cosa è successo? E sono intervenuta, il bambino respirava ancora, perciò mi premuravo di tenerlo in vita. Di tenerlo in vita. Esatto. Come c'è stata questa rottura spaventosa di un vaso importantissimo, un'arteria, certo, grande, che allora a fronte ha creato questo aumento enorme della pressione, e con questa condizione di fragilità ossea ci sia stata un'apertura della testa, esatto. Ma non è un malore ad aver ucciso il piccolo Samuele. Ai soccorritori appare chiaramente che le profonde ferite sulla testa di Samuele sono frutto di un atto di violenza e vengono allertati i carabinieri. 40 giorni dopo, Anna Maria Franzoni viene iscritta nel registro degli indagati. La vita di Anna Maria viene scandagliata in ogni aspetto. Anche frammenti di dialoghi come questo, registrato in auto con i familiari, viene preso in esame per capire chi è Anna Maria e se questa mamma è anche un'assassina. Dopo, sai cosa che devi comprare? L'omicino al culo da attaccare al soffitto. Sì? L'omicino al culo con dei carabinieri, la polizia. Attacchi lì, metti le ampeggiate. Quello che mette la tomba? Quello che si va, si va. Ecco, quello che mette la tomba. No, non lo so. Però se è male la pancia conviene chiudere un po'. Non puoi portare da qualche parte in ospedale. No, bimba, c'è poco da portare in ospedale. Non c'è mica bisogno dell'ospedale, è un po' lo stomaco, capisci? Bimba, stai tranquilla. Bimba, non c'è bisogno dell'ambulanza, stai tranquilla, non ti agitare più del dovuto, capito? Hai un piccolo blocco di stomaco che adesso piano piano ti passa, ma non c'è bisogno dell'ambulanza, non hai niente di grave. Bimba, non hai niente di grave. Hai un blocco di stomaco, bimba, ma non hai niente di grave, non serve l'ambulanza. Il 14 marzo del 2002, Anna Maria Franzoni viene arrestata con l'accusa di omicidio volontario, ma rilasciata il 30 marzo. Il 3 luglio 2003, la procura di Aosta chiede il rinvio a giudizio. Nel 2004, in primo grado, Anna Maria Franzoni viene condannata a 30 anni. Per il GUP è la responsabile della morte di Samuele.
Per l'accusa, la donna ha accompagnato il figlio primogenito alla fermata dell'autobus. Poi è rientrata a casa e ha ucciso l'altro figlio con 17 colpi sferrati con un oggetto contundente, probabilmente un mestolo ornamentale di rame. L'arma del delitto non verrà mai trovata, ma a pesare sulla Franzoni sono le tracce di sangue repertate nella stanza del delitto e soprattutto sulla manica del pigiama e sulle ciabatte di Anna Maria. Avvocato Luca Dauria, a incastrare Anna Maria Franzoni sono soprattutto le tracce di sangue. Cosa possiamo dire di queste tracce? Sì, esattamente come dice lei. Poi abbiamo la fortuna di avere l'allora procuratore della Repubblica di Aosta con noi. Maria del Savio Bonaudo, ve la stavo per presentare. Buonasera, sì. Dottoressa, e grazie di essere qui. E partiamo... quindi potrà certamente, ovviamente, dire anche lei a conferma di questo. Io penso, tra l'altro, dottoressa Bonaudo, che sia un unico nel panorama giurisprudenziale italiano, ma forse anche europeo e mondiale. Se posso, voi avete prima parlato del caso di Erika e Omar. Ecco, lì è stata utilizzata la stessa tecnica, la BPA, questa sigla che sta per ricostruzione della scena del crimine in base all'utilizzo, alla morfologia delle macchie di sangue. In quel caso però si aveva il nome degli assassini e quindi col nome degli assassini si è potuto, attraverso il DNA, quindi l'attribuzione del singolo soggetto alla singola macchia, capire come si sono mossi sulla scena del crimine. Qua invece, proprio come diceva lei, la BPA è servita per dire chi era l'assassino. Perché? Perché la signora Franzoni, mi pare di ricordare correttamente, sta fuori casa solo per 8 minuti. Quindi il giudice dice: è impossibile, se quel pigiama è vestito da qualcuno, cioè dall'assassino, che sia altra persona della signora Franzoni, perché vorrebbe dire che in 8 minuti uno entra, si traveste, uccide, si spoglia e scappa, il che è abbastanza illogico. E allora, mi passi il termine, per condannare la signora Franzoni si deve dire che aveva almeno i pantaloni del pigiama addosso. E qui è il punto forse più controverso della vicenda, della vicenda e della sentenza. Perché questo tipo di dichiarazione non è stata fatta, nel senso che non è stato fatto un esame specifico perché, sul tessuto, mi pare di capire? Poi magari ne parliamo più approfonditamente, però sì, il tema è questo, cioè la BPA delle regole, il giudice si è trovato di fronte a delle macchie con una certa forma tonda nel caso di specie, che presupporrebbero un angolo di impatto con la fonte del sangue, cioè il povero bambino, ad angolo retto. Invece il giudice dice l'angolo è inferiore a 20 gradi. Per le regole sulla BPA, in casi come questo, la macchia deve essere allungata, addirittura a punto esclamativo. Come ha fatto il giudice a risolvere questa contraddizione? Prego. Non è una parete di legno che sta lì immobile ad aspettare le macchie. Il pigiama indossato è una cosa mobile, come una giacca o come una camicia. Tanto è vero che in questa vicenda di cui stiamo parlando, e la dottoressa Bonaudo ci dirà qualche cosa, le parti imbrattate dal sangue della vittima sono la gamba destra del pigiama e la spalla destra della giacca. È vero o non è vero tutto questo? Tenendo conto che un pigiama si muove addosso a una persona. Vogliamo sentire quindi la persona che ha fatto le indagini. Sangue. Forse qui c'era poi magari replica. Poi replico, perché io sono d'accordissimo. Non sono d'accordo con quello che ha scritto il giudice. Lui contestava naturalmente quello che scriveva il giudice. È verissimo. Di primo grado o di secondo grado? Di primo, poi è stata ripresa. Allora, dottoressa Bonaudo, è vero che questo pigiama non è stato analizzato attentamente? Lei non è stato analizzato attentamente, è stato oggetto di una consulenza e di una perizia poi, quindi è stato altro che analizzato attentamente. Io vorrei però dire intanto che questa analisi delle tracce serve anche essenzialmente per individuare la fonte di provenienza, in questo caso, cioè da quale punto è partito l'attacco, quindi, e per individuare la posizione dell'aggressore. Quindi il primo punto è stato questo: l'aggressore era sul letto,
sulla base di questa ricostruzione delle tracce di sangue. Poi non abbiamo solo il pigiama, abbiamo anche le ciabatte, perché le ciabatte sono state usate al momento dell'omicidio, indossate o vicino al letto, comunque avevano una tomaia macchiata di sangue, quando sono state peraltro trovate nel bagno del piano superiore, ben allineate e sistemate. Insomma, per lei, dottoressa, ci sono diversi molti elementi che hanno portato alla condanna di Anna Maria Franzoni. Ma le voglio chiedere, glielo chiedo dopo la pubblicità perché devo lanciarla, ci sono piste che potevano far pensare a qualcun altro oltre la Franzoni sulla scena del crimine? Mi risponde tra pochissimo. Linea gialla. Tornati ancora in diretta sulla 7, amici telespettatori, questo è Linea Gialla, stiamo parlando del delitto di Cogne e dei possibili dubbi che questa storia si trascina da tanti anni. C'era qualcun altro, oltre Anna Maria, che poteva introdursi nella villa di Cogne e uccidere il piccolo Samuele? Per i giudici di tre tribunali, no, è stata lei a uccidere Samuele, è stata Anna Maria Franzoni, ma Anna Maria Franzoni stessa ha sempre proclamato la sua innocenza. Sentiamo. Da quando è stata accusata dell'omicidio del figlio, Anna Maria Franzoni non ha mai smesso di ribadire la sua innocenza. E nel frattempo ha dato alla luce un altro figlio. Il 27 gennaio 2003 nasce Gioele Lorenzi. Nell'estate del 2004, dopo la condanna di primo grado, la difesa, affidata all'avvocato Carlo Taormina, tenta il tutto per tutto per provare l'innocenza della mamma di Samuele. I consulenti della difesa trovano un'impronta digitale insanguinata, che per l'avvocato Taormina sarebbe quella del vero assassino. Una tesi che verrà smontata perché l'impronta è proprio di un tecnico della difesa, lasciata da un dito macchiato, non di sangue, ma di Luminol. La difesa, inoltre, si adopera per dimostrare che all'assassino sarebbero bastati 5 minuti e 10 secondi per consumare il delitto, entrando in casa e uscendo senza essere visto. Esattamente il tempo in cui Anna Maria è stata fuori di casa con l'altro figlio. Per dimostrarlo, viene girato anche un video, nel quale il padre della vittima, Stefano Lorenzi, interpreta il ruolo dell'assassino. Torno a casa col pensiero fisso di Samuele, perché comunque il pensiero, almeno quella mente, di dire vado al pulmino poi torno, sembrava ancora più corto di quello che in realtà si fa. Ricordo di aver guardato proprio salendo le scale l'orologio che faceva le 8.24, 8.25. Io carico Davide e torno subito su. Era disteso col viso in su supino, con questa ferita enorme in mezzo alla fronte. Ma non è tutto. Sempre nel 2004, i coniugi Lorenzi puntano il dito contro il vicino di casa, Ulisse Ghisciarda, indicandolo come possibile assassino di Samuele. L'uomo viene sentito più volte, ma per gli inquirenti non ha nulla a che fare con la morte del piccolo. Anche i tentativi di alleggerire la posizione di Anna Maria Franzoni con le perizie psichiatriche non portano risultati. Forse sarebbe il caso che qualcuno cominciasse a pensare che, siccome quando due persone parlano una può avere torto e l'altra può avere ragione, bisogna interrogarsi se la ragione, per caso, invece di essere sempre dalla parte della magistratura, sia dalla parte del cittadino. Questo è uno Stato contro il cittadino, una giustizia che odia il cittadino, e la vicenda di questo processo lo dimostra in maniera assolutamente emblematica ed intollerabile.
Io queste cose non le sopporto. Ho trovato una persona come Anna Maria Franzoni che le sopporta ancora meno di me, non fosse altro perché ne deve subire le conseguenze. Oggi abbiamo chiuso la nostra partita. Dopo 18 mesi di processo d'appello, il 27 aprile del 2007 Anna Maria Franzoni viene condannata a 16 anni di carcere. Il 21 maggio 2008 la Cassazione conferma la sentenza. La stessa sera la Franzoni entra in carcere. Dopo 5 anni Anna Maria Franzoni esce dal carcere per lavorare nella comunità di Don Giovanni Nicolini. Io la vedo così, vado a vedere se ha bisogno di qualcosa, quando lei arriva, quando va via, poi sono pochissimi giorni in realtà, e poi viene a pranzo su da noi, ecco, quindi lì invece stiamo un po' insieme perché pranziamo insieme, quindi lei, oserei dire, sta bene qui, ecco, certamente, è molto diverso, insomma. Lei ha commentato con una domanda chiedendomi, dicendomi, ha visto come sono belli i miei figli? Sono belli. Dottoressa Bonaudo, riparto dalla domanda che le avevo fatto prima. Avete mai ipotizzato che qualcun altro potesse aver commesso l'omicidio del piccolo Samuele? Beh, prima di ipotizzare che qualcun altro potesse aver commesso l'omicidio, diciamo che abbiamo svolto le indagini per capire chi poteva averlo commesso. E quindi, cioè, non è che abbiamo ipotizzato la signora Franzoni e poi eventualmente altri. Anzi, prima di pensare ad una madre, si pensa a tutte le altre possibilità. È chiaro che però anche lei era stata in casa, quindi non è che non abbiamo valutato nell'immediatezza la sua posizione. Però la signora Franzoni come suo marito erano persone offese del reato, per cui sono stati invitati a dire se avevano dei sospetti su qualcuno, se avevano litigato con qualcuno, insomma qualsiasi elemento che da parte loro potesse suggerire qualche pista. Le piste sono state suggerite, come insomma il vicino è di notorio, casa. No, i signori che erano stati la sera prima a mangiare il dolce a casa loro perché sarebbero stati invidiosi, perché la signora aveva perso un bambino al quinto mese di gravidanza, invece avevano visto che lei aveva due bei bambini, avevano visto che aveva una bella casa, erano persone invidiose, eccetera, quindi poteva esserci questa ipotesi. Poi, in una seconda battuta, la vicina di casa, che prima viene definita dalla signora Franzoni, ho chiamato la mia amica Daniela, perché nell'immediatezza è stata chiamata lei, quando, diciamo, prima ancora dei... cioè, ha chiamato i soccorsi, rivolgendosi alla dottoressa Satrani, vicina di casa, e al 118, e ha chiamato nel frattempo, subito dopo, la signora Ferrò, che era la sua vicina di casa, e la definisce la mia amica Daniela. Dopodiché subentra questo dubbio, dice, ma era curiosa, era invidiosa, abbiamo avuto delle liti per vicinato, no, per il passaggio, liti, discussioni, via, come succede quasi sempre in questi casi di costruzioni, di villette con passaggi in zone di campagna, di montagna, eccetera. E, insomma, motivi banali. E quindi, sì, certo, non tali da giustificare, però in ipotesi poteva esserci a monte una patologia a carico di questa vicina che veniva definita anche violenta con i bambini e quant'altro. Poi in realtà noi quindi abbiamo accertato tutti questi aspetti che venivano illustrati, di patologie non ce n'erano, tant'è che come la signora Franzoni anche quest'altra signora erano state, diciamo, più che in cura. Si erano rivolte per alcune sedute a questa dottoressa Satrani, che tra l'altro era una psichiatra, e avevano così dei minimi problemi. La dottoressa Satrani non aveva voluto indicare quale patologia potesse avere la vicina, è stata poi autorizzata da questa signora a dirlo. Insomma, è emerso che comunque c'era un quadro che non aveva niente a che vedere con... Quindi lentamente, diciamo, i sospetti... Intanto sono state queste persone sentite tutte nell'immediatezza lo stesso giorno, tanto per iniziare, indicando i movimenti, le telefonate che avevano fatto, ricevuto e quant'altro, telefonate che poi hanno avuto conferma dall'acquisizione dei tabulati.
sono state intercettate telefonicamente, sono state oggetto di intercettazione ambientale mentre venivano sentite, prima di venire sentite dei carabinieri, insomma nelle more, anche per vedere se potevano dire qualche cosa di rilevante ai fini delle indagini. Non è stata tralasciata alcuna pista, possiamo dirlo? Gli alibi sono stati tutti accertati e controllati, quindi non è che noi abbiamo trascurato delle possibilità. Le avete vagliate tutte? No, non le avevamo neanche considerate possibilità alternative. Abbiamo considerato tutte le possibilità, ma queste non proprio sono state Le voglio far sentire, escluse. Dottoressa Bonaudo, il parere di un ex investigatore della Polizia di Stato. Dottor Ninni, lei dice che le indagini su Cogne sono state fatte bene o si potevano fare diversamente? Ma io onestamente non so quanti elementi di prova o mezzi di prova la polizia giudiziaria abbia fornito al giudice. Però mi sembra di capire che la prova principe all'interno di questo procedimento provenga né da un mezzo di prova né da un elemento di prova, ma da un indizio. Agatha Christie diceva che un indizio non è prova. Due possono essere una coincidenza. Tre, l'indizio deve essere grave, preciso e concordante. L'indizio preciso non mi sembra che sia, perché preciso vuol dire che non sia contestabile, e mi sembra che ci siano versioni contrarie a quelle date dall'esperto, addirittura da altri esperti. Concordante dovrebbe concordare con altri indizi. Non mi sembra di aver trovato altri indizi al di fuori di questo. Per cui che le sta sfuggendo, mi perdoni, oltre al pigiama e alle pantofole c'è un calzino insanguinato che vaga in quella stanza, e quando in secondo grado in aula a Torino alla Franzoni viene chiesto dalla giudice a latere, la dottoressa Gallina, dov'è finito l'altro calzino, lei non vuole o non sa o decide di non rispondere. Ultimo fondamentale indizio, secondo me, in questa enorme vicenda è che non si riesce a trovare, malgrado tutti i tentativi della difesa e di un appassionatissimo avvocato Taormina, una sola traccia che possa condurre a dire che l'assassino è arrivato dall'esterno o è andato verso l'esterno, perché questa sarebbe stata la chiave fondamentale. Se io trovavo una macchia di sangue fuori dalla porta di casa, avevo la prova che l'assassino era scappato. Questo non è stato mai trovato ed è stato cercato in tutte le maniere. Quindi gli inquirenti hanno detto: l'omicidio è nato ed è maturato dentro quella casa, e non può che averlo fatto chi era dentro quella casa. Non credo che Ninni sulla volesse dire cose diverse. Lui dice, ragiona sull'effettiva validità della prova, no, avvocato Dauria? Perché sì, per tornare al discorso di prima, e veramente molto brevemente, io sono d'accordo con quanto diceva il dottor Sulas quando ha replicato al mio intervento. Anzi, si può dire di più. Non solo il pigiama, ma anche il corpo di chi uccide è un corpo in movimento, e quindi può essere il corpo stesso a modificare l'angolo d'impatto, come si dice. Quello che non ci si può aspettare, e che non è un parere mio, questo è stato portato di fronte alla Commissione Mondiale Riunita degli Studiosi della BPA, è ciò che è scritto in due righe della sentenza di primo grado e che finisce con la conclusione: i pantaloni del pigiama erano indossati al 100%, dove dice non... Dice Schmidt, il perito nominato dal tribunale, sì, attenzione, sì, un attimo, Schmidt, ma non questo, finire, non questo che leggo io, questo lo dice il giudice, che non dice, come dice giustamente lei, il pigiama si muove, il corpo si muove, ma dice il pigiama non ha una superficie liscia, ma data la caratteristica del tessuto alquanto ruvida a livello microscopico, quindi non come pieghe, si manifesta in una serie di corrugazioni, quasi si trattasse di piccole colline con contigui avvallamenti, certo, che influenzano la traiettoria degli schizzi. Ora, su questo punto, mi corregga la dottoressa se sbaglio, non è stata fatta nessuna perizia, quindi
teoricamente quel tessuto, so che Taormina alla chiesa, questa pericia Taormina alla chiesa, mi ricordo. E perché non gliel'hanno dato? Non lo so, beh, non lo chiede a me. No, no, certo, certo, no, ma neanche alla dottoressa. Sull'asse, diciamo, non era questo... pubblico ministero ad onore. No, io, no. Cioè, dottoressa, cioè, Paolo, povero... perché, cioè, sentiamo la risposta, perché questo tipo di perizia non venne accordata? Ma io in questo momento non ricordo i termini della richiesta e probabilmente... Cioè, che cosa si trattava di accertare? Il tessuto? Di accertare se è vero che il pigiama presenta questa caratteristica a livello microscopico, che il giudice dice in concreto è intuibile. È intuibile, qui stiamo parlando di un processo per omicidio. È intuibile. Vabbè, questa perizia... Non venne accordata. No, probabilmente non è stata ritenuta utile necessaria all'accertamento però, della verità. Voglio dire, qui stiamo... cioè, io ho l'impressione, al di là delle lezioni che ci vengono fatte sugli indizi gravi, precisi, concordanti, che pacificamente devono esistere per affermare la penale responsabilità. Sentiamo degli più imputati. Voci, sì, no? Certo, ma no, ma è più che giusto. Però Taormina, no. Sa, tra l'altro, non è voluto venire perché c'era lei, io quindi glielo voglio dire, insomma. E gli altri invece sono venuti, sono stati coraggiosi. No, ma poi, per carità, ognuno ha diritto. Però vorrei dire che anche per chi... No, non mangia nessuno, tra l'altro, no, è anche molto simpatico. Anche per chi ci ascolta, sembra quasi che a spizzichi e bocconi emerga qualche elemento probatorio con tanti dubbi. Io adesso non devo fare la difesa del pubblico ministero cioè, oppure delle sentenze, cioè, passate in giudicato. Perché, tutte e tre, ecco, lo abbiamo detto, quindi, per carità. Però, giusto per avere una visione più completa, intanto, come ha detto il dottor Sulas, le vie di fuga di un eventuale assassino non hanno, cioè l'esame di queste vie di fuga non ha consentito di trovare traccia alcuna. Ricordo che quando ancora non era difesa dall'avvocato Taormina, ma dall'avvocato Grosso. La signora Franzoni, e l'avvocato aveva chiesto di analizzare delle tracce che erano nel giardino sulla neve, poi erano tracce provenienti da animali, probabilmente gatti, e non erano neanche tracce di sangue umano, per dire che tutto il perimetro della casa fu attentamente scandagliato. Non solo, a proposito della vicina, nell'immediatezza i carabinieri sono andati a controllare le garage, cantina, il seminterrato, tutto, insomma, per vedere se potevano trovare tracce di qualcosa. Anche nella lavatrice sono andati a frugare, non hanno trovato assolutamente nulla. E allora ci si chiede perché in tutti questi anni Anna Maria Franzoni non ha confessato. Sentite, vi voglio fare sentire, anche lei, dottoressa, cosa dichiarò a Bruno Vespa Porta a Porta l'8 novembre del 2004. Ascoltiamola. Tantissime volte ci ho pensato e tantissime volte ho ricostruito pezzo per pezzo. Non potrei vivere con me stessa sapendo di aver fatto una cosa del genere. Poi perché? Io sento dentro di me il bene che volevo e che voglio tuttora, Samuele. Mi manca abbracciarlo. Io ho ricostruito momento della mia vita, ma vedo e sento che tutto quello che mi dicono sono assurdità. Non ci sta in quello che loro dicono, non ci sta. Queste parole chissà quante volte le ha sentite, dottoressa? Sì, ho sentite tutte le volte che sono di programmi anche televisivi, ce ne sono stati altri, e poi non solo, ma non parole analoghe, ma lo stesso tono. E comunque un'autodifesa accorata, l'ho sentita anche nell'interrogatorio. Insomma. Poi lo sentiremo, tra l'altro. Io tra l'altro dico questo, che a livello umano, cioè, non è che non si possa provare compassione. Noi non siamo qui adesso per di nuovo fare un giudizio su questa, certo, per persona, carità. Perché insomma, voglio dire, chi è morto è poi suo figlio. Tra l'altro, voglio dire, tant'è come ho detto prima, insomma, la persona offesa del reato. Il fatto che noi siamo convinti, ma non è una convinzione soggettiva, perché qui dobbiamo essere attenti,
Cioè, le condanne sono frutto di indagini lunghe, accurate e anche sollecitate in tutte le direzioni da parte delle difese. Quindi un conto è l'aspetto processuale e l'aspetto dell'accertamento. Un altro conto è l'aspetto umano, perché adesso non è che con questo noi vogliamo puntare ancora una volta il dito su una tragedia familiare. Non c'è dubbio, dottoressa, non c'è dubbio. Professor Mastronardi, è possibile che Anna Maria Franzoni protegga qualcuno? Perché si è anche detto questo, che si fosse addossata questa responsabilità per proteggere chissà chi. Io me ne sono occupato per un parere che diedi a Carlo Taormina e ad Ettore Torre. E quando ci fu il processo Cogne bis, fu affidato il caso anche ad un caro collega, Giuseppe Sartori, neurofisiologo di Padova. Lui effettuò un particolare test, lo IAT, è definito il test della verità. Questo test non si conosce la sua esistenza in questo processo con Ebis, pur essendo stato depositato, ed è della massima importanza. E il test non è la macchina della verità, è il test della verità. Attendibilità 92%, stando alla letteratura inglese e americana. Questo per dirci cosa, professore? Andiamo a chiudere. È venuto fuori essenzialmente che, uno, la Franzoni non ha vuoti di memoria, quindi quello che dice è vero. Due, che ci sono aloni, c'è un certo alone di incertezza in relazione a due cose, cioè alla serratura che lei ricordava fosse chiusa e invece non era chiusa, e alla presenza o meno del figlio in casa, perché si diceva che era nel giardino e invece era in casa. Queste sono le due connotazioni che sono venute fuori grazie allo IAT, è una sigla che connota questo test della verità. Biavatti. Questo potrebbe bastare. Ha ragione il professore, perché lei su queste due cose, la chiusura della porta e il bambino che gioca, il Davide che sta in bicicletta ad aspettare che lei sistemi il piccolino per poterlo accompagnare allo scuolabus, lei dà due versioni diverse. E dentro, scusi, ho finito, a queste due versioni diverse della chiave c'è un'intercettazione ambientale che coglie il marito, che le dice, scusatemi ma lo devo dire, così completiamo il quadro, guarda che non ti fa gioco dire che tu non sei scema e che tutte le mattine chiudi a chiave quando esci. Devi dire che la porta l'hai lasciata aperta. Certo. Questa diventa... Sulla che è veloce di parola, oltre che di conoscenza, mi ha portato via di bocca proprio quello che volevo dire. Cioè, bastavano già queste due cose, comunque. Detto questo, la verità su questo problema, io la vedo più da giornalista, perché la verità di questa vicenda è che questa è uno dei più grandi e clamorosi casi mediatici degli ultimi anni, dove addirittura l'opinione pubblica si è divisa tra la faccia contrita di una madre che nessuno ha mai voluto credere colpevole contro la faccia di un magistrato che può essere simpatica, antipatica, ma su base alle quali non è che si molto possono simpatico dare le sentenze, i giudizi. Questa è la cosa più drammatica di questa vicenda. Le prove ci sono, gli indizi, uno, due, tre, ci sono tutti. Una volta tanto il processo è stato condotto bene, ma la verità è che l'opinione pubblica è andata dietro a delle sensazioni e che se ne dica, l'opinione pubblica in questa vicenda ha contato molto. Sensazioni che sono ancora vive, nonostante 3 gradi di giudizio. E allora la domanda è: Anna Maria Franzoni è cosciente di quello che ha fatto? Si ricorda? Finge? Oppure ha rimosso tutto? Di questo aspetto un po' più psicologico parleremo tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. Ancora in diretta Linea Gialla, bentornati amici telespettatori. Stiamo parlando di Anna Maria Franzoni, che ha sempre tenuto lo stesso atteggiamento in TV e davanti ai giudici. Vi faccio sentire adesso cosa disse proprio davanti alla dottoressa Bonaudo, ex procuratore capo di Aosta, e a un altro magistrato in un interrogatorio davvero drammatico. Ascoltiamolo. Era più o meno metà delle
ecco cosa disse Anna Maria Franzoni davanti ai magistrati. Dottoressa Bonaudio, cosa ha pensato davanti alle parole di Anna Maria Franzoni quel giorno? Pensato che stava fornendo la sua versione da imputata, la sua versione difensiva. E che comunque, certo, fosse molto provata, tant'è che veniva un po' tranquillizzata dalle mani del suo difensore, che in qualche modo si appoggiavano a lei, la blandivano, ecco. Come avevo notato che già nel corso del funerale veniva molto così accarezzata e toccata dalla dottoressa Satragni. Dalla famosa psichiatra. Sì, però la stessa dottoressa ha detto che l'ha accompagnata al funerale su richiesta del marito, quindi non tanto come amica, ma proprio insomma come... Come supporto medico. Supporto medico. Tra l'altro, professor Mastroardi, il nomignolo di Anna Maria Franzoni da parte del marito è bimba, no? Ha l'atteggiamento a volte di una bambina, non le voglio chiedere se ha l'atteggiamento di una persona colpevole, Anna Maria Franzoni, ma ha l'atteggiamento di una bambina questa donna, perché il pianto ricorrente, questo suo sforzarsi di dire sempre che non avrebbe mai potuto uccidere il figlio. Salvo, sicuramente sì, ma questo non è un indizio di colpevolezza, tengo a dirlo e a precisarlo, per cui è stata molto spesso, abbondantemente criticata per il suo essere così bimba, per il suo comportarsi piagnucolone e da bambina, ma questo, se vediamo, può essere anche comune ad altre persone, non per questo avere quell'atteggiamento sta a significare indizio di colpevolezza. Questo tengo a sottolinearlo. Proprio. Avvocato Dauria. Ma a me riprendo quanto detto dal procuratore, che ha notato quell'atteggiamento del professor Grosso. Il professor Grosso e il professor Taormina sono due colleghi di fama nazionale e internazionale, diversissimi tra loro, ma in una cosa, nella loro diversità, colpiscono, cioè come sono stati vicini assumendo l'uno in un modo, l'altro nell'altro, però la vicenda della signora Franzoni. Questo colpisce perché l'avvocato, io sono avvocato, tende al distacco almeno in quelle situazioni così evidenti. Invece due difensori diversissimi tra loro, ma che li accomuna questo aspetto. Non è un indizio di innocenza, però bisogna poi chiedersi perché a un certo punto l'avvocato Grosso rinuncia. Ah no, vabbè, al mandato, questo ovviamente tutti perché... hanno rinunciato per motivi diversi, per motivi diversi. Però questa cosa colpisce. Diccelo tu, Sulas, perché ha rinunciato? Credo lo sappia anche la dottoressa Bonaudio, me ne prendo. Grosso fu presentato ai Franzoni. A papà Giorgio, attenzione, perché qui chi comanda è Giorgio Franzoni, chi ha comandato, il direttore d'orchestra in tutta questa vicenda è Giorgio Franzoni, che due giorni dopo è a Cogne. Gli viene presentato l'avvocato Grosso in casa della dottoressa Satragni, avvocato Grosso caldamente raccomandato dall'onorevole Violante al sindaco di Cogne, questa è la breve cronistoria. Quando si presentano i due, Giorgio Franzoni, che è un uomo intelligente, ha già capito tutto, e gli dice: molto piacere, ma a me qua, più che un grande avvocato, mi servono due periti con gli attributi, non mi veniva. Una parola soltanto alla reazione che si può avere davanti all'interrogatorio di Anna Maria Franzoni. Perché Anna Maria Franzoni non era molto più sporca di sangue di così? E questo lo dico da psichiatra e da madre. Perché io, se vedessi mio figlio in quel modo, una madre, lo prenderei in braccio, me lo stringerei addosso, lo toccherei quel sangue, io sarei completamente piena di sangue. Questa è la mia personale
reazione. Dottoressa Volpi, prego. Infatti la signora Franzoni non ha mai toccato il figlio, non l'ha mai preso in braccio, lo dichiara anche in un'intercettazione ambientale. Io, come sai, mi sono occupata del caso in Corte d'Assise d'Appello come ausiliario del Collegio Peritale e ho conosciuto anche direttamente un po' il lavoro fatto da Risti Parma, per cui volevo un attimo rettificare quello che diceva prima l'avvocato, nel senso che il discorso sul pigiama è stato discusso in dibattimento tra i periti dell'accusa e della difesa, quindi su questo non ci sono dubbi, quindi non c'è stata nessuna perizia che non è stata purtroppo accettata rispetto al pigiama. Poi volevo anche aggiungere una cosa, Salvo, permettimi, rispetto allo IAT, il fatto che la signora Franzoni non abbia vuoti di memoria non significa che una persona che non ha vuoti di memoria possa fare delle dichiarazioni che non sono vere, insomma. Ecco, fate bene a precisare, perché è bello avere tante voci su una singola storia. Però la domanda sulla quale voglio interpellare i nostri esperti tra pochissimo è sempre quella. Allora, alla fine, Anna Maria Franzoni è l'assassina, ma è cosciente di essere l'assassina di suo figlio? Oppure ha dimenticato? Oppure fa finta di aver dimenticato? Sentiamo cosa ha raccontato lei stessa al processo che l'ha vista imputata. Il mio primo pensiero è stato Samuele, quindi dare un controllo a lui. Sono entrata e quello che ho notato è che c'era la finestra con gli antoni aperti, quindi c'era un minimo di luce, mentre la porta finestra e la luce era chiusa e spenta. E ho notato subito questo piumone tirato completamente, quasi piano, sul letto. E ho notato questo e il mio pensiero prima è stato vuole giocare, vuole fare il gioco del cucù, che era quotidiano questo giochino, proprio nel nostro letto. E subito sono andato, ho preso questo piumone, l'ho tirato su e invece mi sono trovata, sentivo questo rantolo. Infatti il mio istinto proprio di tirare su questo piumone, perché forse ho notato qualcosa che non mi tornava. Mi accorgo di Davide che era sulle scale, perché la parte del mio letto da comunque di fronte alle scale che scendono, e lo guardo, mi arrabbio in quel momento e gli dico accidenti, ho detto non me ne va bene una. Uno si sveglia, penso. Guardo solamente Davide arrabbiato e gli faccio segno con la mano, vedo che lui si gira, piano piano torna su e io intanto l'ho coccolato Samuele. Poi niente, io sono venuto su per le scale, non incontro Davide, prendo la mia giacca, mi infilo le scarpe e apro la porta per... che era già socchiusa perché Davide l'aveva lasciata socchiusa. E quando sono lì per chiuderla dico, cavolo, le chiavi sono dentro, se io adesso le tolgo, giro, che devi fare due scrocchi, girare due volte, facendo più scrocchi, sente, perché nel silenzio totale, perché in quella casa anche se avevo acceso la televisione... E la TV l'aveva accesa per sì, Davide? Per no, per Samuele. Quando sono salita su dalle scale... Dopo che aveva Davide coccolato, diciamo, nel letto, ed è acceso la TV su... Sono andata su, ho detto accendo la TV, proprio ho spinto il pulsante e sono venuta via. In modo che sentisse... Ho detto, forse pensa così, magari qualche rumore, ma... Tranquillissimo. Sì, che poi non arrivava rumore, però se eventualmente lui si fosse alzato sentiva, perché da sotto la TV sopra non era un volume che poteva sentire. E quindi sono stata lì, ho detto adesso che faccio, se chiudo la porta a chiave, poi lui mi sente, capisce, cioè tutto quello che ho fatto non serve a nulla. Poi non era questa esigenza di dire chiudo o non chiudo. Allora ho chiuso la porta lasciando le chiavi all'interno, scendo le scale, come scendo dalle scale esterne, sì. Vedo Davide che comunque era un po' più avanti, come aveva già preso la bicicletta, mi lancio le scale, quindi la bicicletta velocemente e sono proprio andata di corsa anch'io al pugno.
quindi accompagna Davide e poi rientra a trovare come ha detto Davide e ritorna. Torno a casa col pensiero fisso di Samuele, perché comunque il pensiero, almeno quella mente, di dire vado al pulmino poi torno, sembrava ancora più corto di quello che in realtà si fa. E quindi tutto secondo lei, quando le è uscita, tutto non chiudendo la porta a chiave e accompagnando Davide poi ritornare, quanto tempo sarà passato? Io ricordo di aver guardato proprio salendo le scale l'orologio che faceva le 8.24, 8.25, proprio guardavo perché avevo quel pulmino di salire. Questo quando rientra? Okay. Quando è andata la guardata l'ora? Io ho guardato l'orario che erano le 8.14, penso. Ancora prima di scendere giù con Samuele. È stato tutto, si fa prima a farlo che a raccontarlo, nel senso che è stato questi movimenti li ho fatti molto veloci. Quando è arrivata alla fermata del dottor Augusto, lì Davide era subito lasciato, No, aspettato. Quanto ha aspettato? Pochissimo. Non c'era? No. Io pensavo, ho fatto talmente ritardo che sicuramente... Sta arrivando il pulmino. Sta arrivando, sì. Faccio due chiacchiere con Saven e il papà... il suocero della Satrani, due chiacchiere, proprio Sofia sta bene, si è ripresa, oggi verrà anche lei alla festa e poi dopo arriva il pulmino, io carico Davide e torno subito su. Era disteso col viso in su supino, con questa ferita enorme in mezzo alla fronte. Sara Viola, in base a tre gradi di giudizio, la Franzoni è colpevole di aver ucciso il figlio. Quello che mi chiedo, come fa una madre a non crollare mai, anche a distanza di tanto tempo? C'è un fenomeno che si chiama sindrome dissociativa breve, per cui tu cancelli un evento che per te emotivamente è insopportabile. Quindi è possibile che lei non ricordi. È possibile anche che a un certo punto... tornerà a ricordare e a quel punto avrà bisogno di qualcuno vicino. Lei, dottoressa Bonaudo, lei e gli altri sostituti che vi siete occupati di questa storia, come vi siete spiegati il fatto che Anna Maria Franzoni tenesse sempre la stessa linea, cioè che non crollasse mai, non avesse mai un momento di cedimento, tranne questi plateali che abbiamo visto prima, le lacrime, la... che non sono neanche momenti di cedimento, nel senso che di crollo per confessare eventualmente, semplicemente è un dolore che poi è manifestato talmente sempre nello stesso modo che ha creato addirittura sospetti. Tra l'altro, a parte che insomma, sospettare del dolore di una madre che perde il figlio è una brutta cosa, però vedere che in tutte le trasmissioni, anche quando poi dopo chiede se è andata bene o male e ha fatto il suo pianto, ha avuto quella sua voce così, viene da pensare che comunque non sia del tutto spontaneo questo comportamento. Noi, almeno la nostra idea è stata sempre quella che avesse deciso di negare e che in questo fosse supportata dalla famiglia. Dalla sua stessa famiglia. A partire dal padre, specialmente, quale, come abbiamo sentito anche prima dall'interlocutore davanti a me, sì. Era il dominus della situazione nei rapporti familiari e anche nelle scelte delle difese, nelle scelte delle condotte. Quindi non si cede, no, non si cede, anche perché come la mettiamo questa debolezza di fronte al padre e quindi di fronte alla famiglia. Poi, ammettere comunque di aver commesso l'omicidio significherebbe in qualche modo marchiare la famiglia, marchiare i figli, eccetera. Il sostenere che c'è stato un errore giudiziario
è un qualcosa che comunque può lasciare il dubbio per sempre, ecco, specialmente in chi non conosce a fondo poi tutti gli aspetti processuali e di tutte le emergenze dottoressa, probatori. Laura Volpi, in una perizia tra l'altro del giugno del 2006 si dice che la Franzoni era vittima di uno stato crepuscolare orientato. Ci spieghi cosa vuol dire? Infatti non è che soffriva di... Non è stata riscontrata la dissociazione breve. In realtà i periti della Corte di Assise hanno ipotizzato un restringimento di coscienza. Quindi lo stato crepuscolare orientato è un restringimento temporaneo della coscienza. È come vedere la realtà con un binocolo rovesciato. Però che cosa succede? Che le persone che commettono l'omicidio in questo stato continuano poi a fare la loro vita quotidiana fino a quando poi qualcuno gli dice guarda che è successa questa cosa, e in quel momento diciamo è come se si fossero risvegliati. Il problema è che la Corte d'Assise d'Appello non ha ritenuto di riconoscere lo stato crepuscolare orientato della signora Franzoni e quindi l'ha dichiarata capace di intendere di volere sana di mente, proprio perché il tempo che sarebbe intercorso tra l'omicidio e la scoperta del cadavere del piccolo Samuele e la telefonata al 118 era un tempo troppo breve per definire questo. Peraltro la signora Franzoni ha sempre dichiarato di essere sana di mente e ci teneva anche particolarmente a questo aspetto. Io voglio dire che questo caso sostanzialmente poi è stato risolto grazie poi al lavoro che hanno fatto il RIS di Parma e il generale Garofano con l'analisi delle macchie di sangue. Ovviamente dobbiamo intenderci, Salvo, su che cosa significa sano di mente, perché una donna che al momento del fatto, certo, al momento del ma fatto, uccide il figlio e si vanta di essere sana di mente, certo, insieme a lei il marito, certo, che ricordo di aver incontrato in un'occasione di questo tipo, che diceva noi non siamo mai stati, certo, un'ora da uno psicologo, forse sani di mente di tutto. Infatti la signora soffre di disturbi, magari ne parliamo più avanti. Ne parliamo sicuramente più avanti. Il padre, il Dominus, come lo definisce la dottoressa Bonaudo, ebbe a dire meglio una figlia in galera che una figlia matta. Quello era un ordine, attenzione, certo, era un ordine. Abbiamo sentito, insomma, la Franzoni cerca di tenere sempre la stessa linea in televisione e davanti ai giudici, però c'è un momento in cui, mentre è intercettata, ha un lapsus che per il giudice è una sorta di ammissione di colpevolezza. Sentiamolo. Guarda, oggi sono andata a fare una passeggiata e che non ce la facevo più a stare in casa e sono riuscita dopo un'ora così ad estraniarmi un pochino, ad essere più tranquilla. Poi tutto ad un tratto mi torna in mente Samuele e dico, ma cosa mi è successo? Cosa gli è successo? Perché non è qui con me? L'ho lasciato lassù da solo. Questa è parte dell'intercettazione telefonica del 6 marzo 2002. È stato un lapsus dovuto all'emozione o, come sostenne l'accusa, l'imputata si era tradita? L'intercettazione va avanti con Anna Maria Franzoni che continua a parlare con l'amica Anna per ringraziarla di un SMS inviatole e per chiederle di fare una dichiarazione che deve contrastarne un'altra falsa uscita sui giornali. L'unica cosa è che magari mi interesserebbe che tu dicessi quella cosa che avevi detto, che quel giornalista ti aveva detto. Non voglio obbligare assolutamente nessuno. Se tu però dici questo ad una persona che dico io, che è di fiducia, mi faresti un piacere. La telefonata continua con la Biancardi che le sottolinea il suo affetto e in modo neanche molto velato le fa sapere che anche fosse colpevole non la lascerebbe sola. Se fosse mai che purtroppo una verità nascosta venisse fuori, al mio cuore tu non cambieresti, proprio minimamente, capisci? Anzi, ci sarebbe forse solo un grande amore, questo per me è importante, che tu capisca questo da parte mia. Sì. Sì, Anna, stai tranquilla, ho capito benissimo il tuo messaggio. Io ti dico, se tu mi puoi fare questo piacere, se eventualmente riteniamo di dover dire questa cosa, solo questo. Ma stai tranquilla, Anna, che io adesso non voglio parlare. Non potrei nemmeno perché giustamente ci sono delle indagini in corso. Non voglio mettere i bastoni fra le ruote. Ma poco dopo, come era logico accadesse, si passa a parlare di chi fa le indagini. Perché a loro, oltre alla carriera che può essere importante per loro, ma non gliene può fregare di meno, perché loro, pur di incolpare, sai, fa più scalpore che sia stata la madre. Che ci siano scandali, che ci sia tutto quello che vuoi, e non riescono a trovare niente. Più cercano e meno trovano, vedi? Non troveranno niente in casa, perché penso che c'è tutto quello che può dimostrare di me. C'è tutto nella casa. A questo punto la Franzoni inizia a parlare del figlio e dell'assassino che lei pensava si scoprisse subito. Io, quando ho saputo di Samuele, di cosa gli era successo, dall'autopsia che l'ho dovuto accettare, ho detto sarà questione di ore, sicuramente.
poi c'era il funerale. Ho detto, spero che al funerale di sapere cos'è successo. Ti dico, a volte ho dei tremori, una rabbia che mi viene da spaccarti, da tirare giù i muri. Veramente, cioè, se ci fosse Samuele qui accanto a me, è che tutte queste cose non mi toccherebbero. Veramente, il problema è che lui non c'è, non ci sarà più. E qualcuno mi ha voluto proprio fare del male, in tutti i sensi. Peggio di così penso che una persona non possa voler male a un'altra. La Biancardi non sospettava di Anna Maria e nel corso della telefonata le fa sapere quanto le sia vicina, quanto forte sia la sua amicizia. Ma ritorniamo un momento alla frase incriminata. Guarda, oggi sono andata a fare una passeggiata e che non ce la facevo più a stare in casa. E sono riuscita dopo un'ora così ad estraniarmi un pochino, ad essere più tranquilla. Poi tutto ad un tratto mi torna in mente Samuele e dico, ma cosa mi è successo? Cosa gli è successo? Perché non è qui con me? L'ho lasciato lassù da solo. Avete sentito? Fa un lapsus Anna Maria Franzoni e dice cosa mi è successo. Poi si corregge cosa gli è successo. È stata presa come un'ammissione indiretta di colpa, dottoressa? È stata tenuta in considerazione. Certo che questo è un elemento, può essere significativo, ma un elemento di contorno, ecco, su questo siamo d'accordo. Non è un elemento, un indizio. Non è una prova. Non solo una prova, non è neanche un indizio. Ma come molti altri elementi, il fatto del viso coperto, perché anche questo in base ad una consulenza che avevamo disposto noi, è la mamma che copre, che tende a coprire il viso del figlio, il fatto che sia stato colpito in testa lasciandogli integro il viso, diversi aspetti, comportamenti. Poi ecco, il fatto che abbia in qualche modo ritardato le indagini. Perché qui nell'interrogatorio che abbiamo sentito dice aveva la testa rotta o qualcosa del genere, aveva un grosso taglio alla testa, adesso non ricordo le parole esatte. Lei al 118 ha detto sputa sangue, vomita sangue, e poi subentrata la dottoressa Statrani a ipotizzare lo scoppio del cervello, allora l'implosione, in qualche modo si è accodata a questa ipotesi che comunque non comportava responsabilità, cioè non comportava un'ipotesi di omicidio. E quindi anche per questo le indagini di cui si lamenta il ritardo eccetera sono veramente ritardate. Sono ritardate perché nell'immediatezza si è pensato a soccorrere un bambino che vomitava ipoteticamente sangue. Aveva avuto, prima vomitava sangue, dopodiché aveva avuto questa implosione del cervello e solo successivamente, quando è arrivato il 118, il medico del 118 ha detto ma qui hanno chiamato i carabinieri perché ha capito che non era un allarme corretto, professor Mastronardi, anche nel modo in cui Anna Maria Franzoni lo ha trasferito, come ci diceva la dottoressa Bonaudo, agli operatori del 118. Sì, io ho voluto chiedere al primo operatore, Antonello Piffari, il quale mi ha dichiarato che proprio è stata la sua, sì, eccitazione, ma lucidità che gli ha concesso di chiamare l'ambulanza e attivare il codice rosso, cioè mandare l'elicottero. Era lucida, era sì, d'accordo, in stato di agitazione. Ci sono state una serie di la dottoressa Bonaudo ovviamente si riferiva ad una serie di giuste considerazioni. Teniamo presente che sono state considerate anche altre cose, tipo la petite phrase, la piccola frase, facciamo un altro figlio. Beh, 2 anni dopo, dinanzi agli occhi di tutti, una mamma dinanzi al mare, il bambino era affogato dinanzi a tutti quanti, ha detto la stessa frase, facciamo un altro figlio. Questo non è neanche quella frase poi indizio di colpevolezza. Volevo dirlo questo perché si è quasi lombrosianamente andati alla ricerca dei tratti somatici che potessero essere chiaro indizio di colpevolezza, ma questo non è che sia. Forse ha ragione Biavardi assolutamente quando dice che questo processo è stato fatto in maniera mediatica e anche un po' lombrosiano, guardando la Franzoni. No? Stiamo rifacendo per l'ennesima volta, con l'intercettazione, tra l'altro. No, è giusto, ma perché non si scioglierà mai questo? Perché nessuno vuole ammettere che una mamma ha ucciso il suo bambino.
certo, nessuno perché, lo vuole. Come dicevamo, è un delitto contro natura. Non se lo vuole sentir dire nessuno. Andrea, anche se poi ne fa un altro, potrebbe uccidere di nuovo. A distanza di 10 anni, però, chissà cosa è successo a Cogne, a distanza di più di 10 anni. Ci siamo tornati, siamo collegati in diretta da Cogne, da dove c'è Liliana Guglielmi. Ci andremo tra pochissimo, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco a Linea Gialla. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Stiamo parlando di Anna Maria Franzoni, la mamma condannata a 16 anni di carcere per l'omicidio del suo bambino Samuele, suo bambino di 3 anni, tornata da poco in libertà, ha avuto un permesso per andare a lavorare. E a Cogne, 11 anni dopo, cosa succede? La gente ha dimenticato oppure il fantasma di Anna Maria aleggia ancora in quel posto? Il nostro inviato Martino Villosio, sentiamo. Preferisco che non tornino a Cogne, è meglio che stiano tranquilli dove sono e non vengano più a disturbare la comunità di Cogne. Dico a loro che dovevano essere certi prima di accusare delle persone, dovevano avere la certezza, perché poi hanno accusato una, poi hanno accusato un'altra. Poi un'altra. Tanto da 30 l'hanno già portata a 16 anni, no? Adesso l'hanno messo fuori a lavorare, se la giustizia la vede così. Sono passati 12 anni dal delitto che ha rubato per sempre l'innocenza a queste montagne. L'omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, per il quale è stata condannata la mamma, Anna Maria Franzoni. Una vicenda estenuante che ha portato diversi abitanti di Cogne nella lista dei sospettati, accusati dalla stessa famiglia Lorenzi. Vicini di casa, amici della coppia, trascinati nell'elenco degli indagati. Un paese oggi rannicchiato nel silenzio, che vuole solo dimenticare. L'unico che ha voglia di ricordare è quest'uomo, che è passato davanti al luogo del delitto proprio quella mattina del 2002. Era il 30 di gennaio. Ho preso la mia macchina e sono sceso verso Cogne. A un certo punto, dove c'è la presa dell'acqua, incrocio il signor Lorenzi, il padre del bambino. Viaggiava talmente veloce, abbaglianti e anabbaglianti, tutto acceso, e in più le 4 frecce lampeggianti. Ha fatto questa curva in una maniera che per poco io, insomma, mi veniva addosso. Poi poco dopo, mentre io proseguivo verso la mia strada, a un certo punto sento l'elicottero. Che cosa è successo nella villetta di Montreux, la frazione che domina Cogne? La giustizia ha detto che a uccidere il piccolo Samuele è stata la madre, che ha sempre negato. E ha accusato altre persone, rovesciando terribili sospetti soprattutto su Ulisse Ghisciard, guardiaparco. Lo abbiamo cercato al negozio di ortofrutta della famiglia a Cogne, ma non vuole parlare. Ulisse, io tante sentimento... cose ne avrei da dire, però non ve le dico sicuramente voi. La mattina io dormivo nel mio letto. L'avvocato Taormina, che vi ha comunque tirato un po' in ballo, eccetera, non ci avresti niente da dirgli se ce l'avessi davanti, diciamo? Parlerà con Dio anche lui. Ulisse abita qui e sa dove abita la Franzoni. Ulisse era qui quel mattino lì in casa, quindi risultava che era qui. E non è che facesse nessun avanza alla Franzoni o a chi assolutamente, no? Era... Perché allora se la sono presa con Ulisse? Non so, tra l'altro erano amici. La Franzoni andava in negozio, allora non... E mia sorella gli dava sempre anche la banana, il piccino a Samuel. La stessa cognata di Ulisse, Daniela Ferrò, vicina di casa e amica della Franzoni, è stata accusata. Lei e il marito avevano avuto alcuni screzi con i Lorenzi. Ma Daniela fu anche la prima persona, insieme al medico di famiglia, Ada Satragni, ad essere chiamata in soccorso da Anna Maria. L'abbiamo raggiunta, anche lei non parla. Cosa vuole che le dica? La ringrazio e buongiorno. Come si fa a rimuovere una cosa del genere? E poi un'altra coppia di vicini che era stata a cena dai Lorenzi la sera prima del delitto, accusati dalla difesa di Anna Maria Franzoni. Sono i coniugi Carlo e Graziana Perratone,
I parenti di Carlo sono ancora inferociti per i sospetti piovuti sulla loro famiglia. Poi invece di venire con noi dovreste andare a chiedere ai giudici e alla sua famiglia come mai lei è libera, come mai la lasciano uscire, tutte queste cose. Anzi, io ci avrei ripensato, se mi dà 50.000 euro so cosa dire tutto quanto. Mi tira fuori 50.000 euro lì, io parlo. Veleni, piste aperte, moventi contorti. A lungo però una parte di Cogne ha creduto all'innocenza della Franzoni. Sono riusciti a tenere in piedi un dubbio e allora uno è ancora... Certo. Se posso suo fratello? Anche sul fatto che l'abbia fatto non ci può credere neanche lei. Oltre a una scia di rancori, i Lorenzi a Cogne hanno lasciato anche molti amici. Io, per quello che con noi non abbiamo conosciuto, siamo andati una volta a cena a casa loro, sono venuti da noi. Persone come tutti. La mamma è normale. All'epoca, poi dico, lo sai che la normalità, a volte poi c'era delle cose strane dietro. Sono venuti quest'anno, hanno sistemato, pulivano il giardino, tutte queste cose qua. La famiglia Lorenzi non ha rinunciato a frequentare queste montagne. Nel frattempo, un boom edilizio è fiorito proprio intorno alla loro casa. Hanno fatto questa, la prima sulla destra. E queste qua, vedi quelle di chalet di legno, tutti nuovi. L'incubo della villetta di Cogne sembra esorcizzato, ma la verità giudiziaria ha davvero cancellato tutte le ombre. Quello che ha firmato questo reportage è Martino Villosio, che è qui in studio. Allora, Villosio, andando a Cogne, che sensazione hai avuto? Questa storia è stata dimenticata oppure c'è il fantasma ancora della Franzoni vivo, presente in quella comunità? Dunque, Salvo, questa storia non è stata dimenticata, ma c'è uno sforzo collettivo per rimuoverla, perché questa storia ha prodotto delle ferite devastanti nella comunità di Cogne. Le ha prodotte nei vicini di casa di Anna Maria Franzoni, le ha prodotte anche negli amici della coppia che si erano spesi in un primo tempo per difendere l'innocenza di Anna Maria e che hanno addirittura sfiorato l'accusa di depistaggio, l'abbiamo anche insomma sentito prima. Quindi queste anime di Cogne, per continuare a convivere, hanno dovuto in qualche modo mettere tra parentesi questa vicenda, in qualche modo cercare di rimuoverla e di dimenticarla. Il giornalista che va laggiù e la ripropone chiaramente viene investito da un'ondata di insofferenza che è quella che poi ha investito me sostanzialmente. Perché, ripeto, si riaprono delle ferite e si tenta di mettere tra parentesi una vicenda, il simbolo diventa quella villetta. Perché quella villetta non rimane un luogo desolato, un luogo sinistro in qualche modo, ma attorno nascono altre costruzioni, in qualche modo si cerca di normalizzarla. A me almeno questa è la sensazione che ho avuto io andando a Cogne. Grazie Martino. Colleghiamoci in diretta con Cogne, con la nostra inviata Viviana Guglielmi. Con chi sei, Viviana? Sono con Osvaldo Ruffier, ex sindaco di Cogne, pensate in carica per 32 anni, che ha vissuto l'intera vicenda. Ecco, signor Ruffier, lei nel servizio diceva i Lorenzi non dovrebbero venire più qui a disturbarci. Perché? Ma noi non è che abbiamo niente nei loro confronti, però preferiremmo che non tornassero qui a Cogne, ecco. E prima di tutto cominciamo ad essere stufi di questa storia, perché di questo caso ormai ne abbiamo parlato a sufficienza, è il momento che lascino tranquilla la comunità di Cogne, perché io in modo particolare quell'anno lì per sei mesi ho sempre avuto tutti i giorni i giornalisti a disturbarmi nell'ufficio e dappertutto. Ecco, 11 anni dopo però, e 11 anni dopo la morte del piccolo Samuele, secondo lei la comunità è ancora spaccata in due? Insomma, abbiamo visto anche nel servizio diverse testimonianze. Secondo me la popolazione non è più spaccata, la popolazione ormai vorrebbe solo dimenticare e chiedono che ci lasciano stare, che non vengano più a disturbarci per questo motivo. Perché, come dico, ormai sono passati 11 anni, la signora Franzoni è stata condannata e adesso se lei potrà avere dei benefici o quello che potrà avere sarà la giustizia che deve decidere, non siamo noi che possiamo decidere queste cose. E la comunità di Cogne vuole solamente, difatti la gente non parla più,
anche quando vengono giornalisti, vengono persone per chiedere di questo, la gente non vuole più parlare. E anch'io non voglio più parlare di questo, voglio essere lasciato tranquillo e chiedo proprio che non vengano più a disturbarmi per questa cosa qui, perché ormai Cogne ha subito abbastanza, ha fatto una pubblicità molto negativa nei nostri confronti, e noi chiediamo che se vogliono venire a parlare di Cogne, vengano a vedere le bellezze che ha Cogne, vengono a vedere i valori che ha Cogne, perché certo. Cogne di questo caso qui non ha nessuna colpa. Insomma, come avrete capito certo. Un po', anche l'ex sindaco si unisce a quello che dice tutto il paese, insomma un paese che non vuole più parlare, insomma si vuole trincerare dietro il silenzio. Come è giusto, e d'altra parte è un silenzio che rispettiamo, grazie Viviana Guglielmi. Vi voglio dire, tra l'altro, che il sindaco di Cogne ci ha mandato una lettera cui ci diffidava da parlare di Cogne. Ovviamente ci occupiamo di questo caso perché la vicenda di Anna Maria Franzoni è una vicenda che si ripropone, giusto perché lei è tornata in libertà. Non c'è nessuna volontà di gettare fango su una comunità che non ha nessuna colpa, se non il fatto che quella villetta fosse in quella località, ma non altro, ovviamente, non c'è nessuna volontà da parte nostra di screditare i cittadini di Cogne, che meritano il nostro rispetto. Dottoressa Bonaudo, vorrei un attimo tirare le fila con lei. È una vicenda chiusa questa di Cogne? C'è qualcos'altro che si potrebbe tirare fuori, oppure non c'è più nulla da dire, come diceva il signor Riffel, con un po' di... Vorrei, con riferimento, anche perché io sono stata lunghi anni ancora ora vicino a Cogne, e segnalare questo, che la comunità di Cogne si è stretta attorno alla famiglia Lorenzi con molta solidarietà e ha partecipato al loro dolore. E poi, quando hanno incominciato a puntare il dito su diversi cittadini di Cogne, i quali hanno avuto poi, insomma, sono stati diffamati, sono stati indagati, sono stati seguiti da investigatori privati, insomma, si è creata questa situazione, allora veramente hanno preso le distanze. È stato un distacco netto, sì, no? Certo, e quindi ora si capisce che vogliano dimenticare, anche perché i pellegrinaggi che facevano alla villa, per la villa del massacro, non avevano niente a che vedere con quelli che potevano essere i viaggi per vedere un posto così bello come il paese di Cogne, proprio veramente con ricchezze naturali straordinarie. Infatti, ritornando al resto, l'unica novità potrebbe essere una confessione, che però non ha un'ammissione di responsabilità, che però io non condivido il punto di vista della dottoressa, nel senso che possa aver rimosso e che poi possa ricordarsi, e quindi sarebbe, che ne so, dal mio punto di vista una scelta morale. E non certo... Però lei dice la novità sarebbe il fatto che la Franzoni confessasse. Perché non confessa Laura Volpini? Perché non ha confessato finora? Io credo che questo caso ci abbia molto colpito, proprio perché in genere le madri che uccidono poi confessano il loro delitto. In questo caso non abbiamo questa confessione, ma dobbiamo anche capire il profilo psicologico di questa donna. Lei utilizza un meccanismo della identificazione proiettiva, cioè attribuisce all'esterno quello che per lei è insostenibile da un punto di vista psicologico ed emotivo. In più, con la negazione, tende a non avere empatia con la vittima e quindi si permette anche di non avere un senso di colpa. In questo senso, unito a ciò che diceva prima la dottoressa Bonaudo, a un aspetto di opportunità per mantenere il legame con la famiglia, la signora Franzoni non confessa. Se confessasse, sicuramente andrebbe in crisi, si potrebbe veramente sgretolare l'immagine di sé, quindi dovrebbe essere aiutata. Certo. Possiamo dire che deve fare due operazioni Anna Maria Franzoni. Prima di tutto accettare di aver perso il figlio in quel modo, e lei è lontana da questo passo. Accettare di essere stata lei a fargli del male e soprattutto chiedere aiuto. Se questo non le viene consentito perché la famiglia non vuole, è un elemento al quale faccio fatica a credere. Professor Mastronardi, poi sentiamo sulla storia. Grazie, importante dirci questo. Dalle statistiche ormai mondiali di tutte le mamme che hanno confessato, ma abitualmente confessano, io ne ho conosciuta solo una che ha confessato 4 anni dopo e che ha ricordato 4 anni dopo. Abitualmente confessano. Chi non confessa? Quelle che effettuano un neonaticidio, ovvero sia
proprio che rinnegano la gravidanza, e questo è il famoso figlio del cassonetto, non appena nato lo buttano lì. Quello è ben difficile che confessino, non confessano, ma abitualmente confessano, anzi non vedono l'ora di confessare. Quindi la Franzoni avrebbe immediatamente o giù di lì confessato se non ci fossero state comunque diverse alternative da tenere presente. Io sono innocentista comunque, tanto per essere chiaro. Si era abbondantemente capito. A proposito di innocentismo, avvocato Dauria, lei ha accennato a un errore nella sentenza. Sì, a un possibile errore. Si può chiedere una revisione del processo sulla base di questo? Vabbè, è evidente che questa è una scelta processuale tutta personale della signora Franzoni e dei suoi legali. Io per parte mia posso dire solo questo. Io sono legato a un'associazione che si chiama Innocence Project americana, costituita dagli avvocati di O.J. Simpson. Beh, se andate a vedervi il loro sito fa impressione. Processi risolti apparentemente con la prova scientifica e la confessione, riveduti, riaperti e con verdetto opposto in virtù di errori valutativi sulla prova scientifica. Penso che sia sufficiente. Potrebbe cambiare il destino della Franzoni sulla prova scientifica, tu che sei? No. E dopo ti dico perché. La proiezione verso l'esterno di cui parlava giustamente la dottoressa Volpini c'è in questo fatto. La famosa notte del 3 febbraio nella caserma di Saint-Pierre, lei proietta, parlando, è vero o no, dottoressa Bonaudo. È vero o no, lei proietta verso la Daniela Ferrod, si ricorda quando dice, parlando col marito e viene presa da una microspia, che dice mi sembra di vederla entrare in casa con gli occhi come una iena. Beh, nelle motivazioni della sentenza. Brava, esatto. Cioè lei racconta l'omicidio proiettandolo verso la vicina di casa, verso la vicina Ferrod, e lo sta raccontando a suo marito. Racconta la scena dell'omicidio, l'inseguimento quasi del bambino perché la Ferrod entra in casa. È solo un'ipotesi. Ho capito, però l'intercettazione c'è, il racconto è reale che lei fa a suo marito. Sentiamo Biavardi in chiusura. Sono ipotesi interpretative, così come alcune sull'intercettazione. Restano come macigni, mi pare di ricordare 7, 8, 9 indizi, non 3. Che si reggono sull'unico di cui abbiamo parlato. Sì, adesso però l'avvocato si attacca. Ci sono dei macigni in questo ruolo indiziari. Dottoressa, facciamo concludere la dottoressa. No, io vorrei solo citare un altro elemento, perché qui si parla di prove scientifiche, come dire quelli che sono bravissimi in questi aspetti, che noi capiamo sì e no, dicono raggiungo determinati risultati. No, qui ci sono per esempio le macchie di sangue sulle tomaie delle ciabatte, che poi sono state sistemate bene nel bagno del piano superiore, dove difficilmente un autore che viene da fuori con tutta la premura che ha va a sistemare le ciabatte, e Franzoni insiste nel dire che aveva le ciabatte quando si è avvicinata al letto per curare il bambino, per vedere il bambino, e poi ha visto quel che ha visto. Certo. Ora, e poi dà anche un'altra versione, cioè una spiegazione, dice poi sono andata a cambiarmi quando la Satragni mi ha detto preparati che devi andare a accompagnare con l'elicottero o comunque il bambino. Circostanza che la dottoressa Satragni nega. E tutti i testimoni che vengono sentiti dicono che l'hanno vista nella stanza, insomma nell'immediatezza del loro intervento, sempre con gli stivaletti neri e non con le ciabatte. Voglio dire, qui non siamo solo di fronte alla prova scientifica un po' incomprensibile, un po' strana, per cui magari viene rivalutato o riveduto corretta. Ci sono tanti elementi che sono anche dichiarativi a fondamento di questo processo e di queste condanne. Grazie alla dottoressa Bonaudo. Non è nella mia mente che troverete il colpevole, dice Anna Maria Franzoni. È una frase che abbiamo visto nel nostro video wall e che ha fatto, ecco, la stiamo rivedendo. Chissà se appunto un giorno arriverà quella novità che auspica la dottoressa Bonaudo, cioè una confessione da parte della Franzoni
stessa. Siamo quasi in chiusura. Io volevo dare in ultimo la parola ad Alberto Calderoli, quel papà di cui abbiamo raccontato la storia e che ci ha dato la sua testimonianza, perché voleva fare un appello, Alberto. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare voi per l'opportunità che mi date. Poi le argomentazioni stasera sono un po' strane, però per aiutare le persone realmente, dare informazioni che siano utili, io sono a disposizione per quel poco che posso fare, ma mi rendo conto che vale moltissimo per quelli che realmente soffrono e che sono in difficoltà. E lascio tramite voi la mia mail a disposizione. La vuoi ricordare, Alberto? Sì, dralbertocalderoli@libero.it, tutto attaccato. E poi volevo ringraziare anche alcune persone che mi hanno dato una mano nel mio percorso di miglioramento, di apertura, risveglio, non so come chiamarlo, ma è veramente potente, può aiutare un sacco di persone e sta coinvolgendo un sacco di persone che sto conoscendo. Ed è il metodo RQI, che si trova anche su internet di Marco Fincati, ed è molto, molto interessante per parlare di autoguarigione. Grazie davvero per la tua testimonianza, Alberto. Grazie. Vi volevo ricordare, mentre siamo in chiusura, che anche questa volta la 7 al fianco di Save the Children, per dire basta alla mortalità infantile, fino al 3 novembre tutti possiamo contribuire a salvare la vita di tanti bambini nel mondo informandoci sul sito savethechildren.it oppure donando 2 euro con un SMS inviato al numero 45509 oppure 2 o 5 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Io ringrazio i nostri ospiti e ringrazio soprattutto voi, amici telespettatori, per averci seguito fino a notte fonda. Prossimo appuntamento con Linea Gialla, martedì prossimo, 21:10, sulla 7. Grazie ancora e buonanotte.